Bestiacci! Divertivo Aspetta, così. Ci siamo, sì. Bestiacci incredibile, ma vero, bentornati in questa nuova succulenta live dedicata all'inverosimile, all'astratto, al metafisico, a Sons of the Forest, ai figli della forestale. Bentornati, Bestiacci, oggi si conclude, oggi si finisce, vero? Certo, oggi vedete, si finisce. Pronto. In barba a quelli che dicono, no, non l'ho finito, oggi si finisce e andiamo pure a prenderci la katana. Sì, ovviamente, ce l'ho con sta. Andremo anche a prendere la katana. E questo una volta inside finito, joke da Telegram. Uccidiamo per pochi Virginia. Eletti. Sei d'accordo? Eh? Una volta finito, massacreremo Virginia. Sì, io direi di utilizzare anche il panetto da C4, che alla fin fine, certo, voglio certo, dire, non abbiamo mai usato 70. A questo punto, usiamolo per la pa. Bestiaccio, bentornati, un piacere, un onore, oggi è stata una giornata bella impegnativa per noi, più che altro perché ci siamo, per la prima volta, siamo stati invitati a un evento peculiare, importante, di Microsoft, dedicato a Redfall, il gioco di Arcane, abbiamo potuto godere un pochino di questo gioco in anteprima ed è soltanto merito vostro, quindi grazie Bestiacce, se siamo arrivati fin qua, pian piano il nostro canale cresce e noi possiamo permetterci di fare da farvi da portavoce in questi momenti epici della nostra carriera. Abbiamo parlato delle vostre battaglie alla Microsoft, esatto, ne abbiamo parlato, esatto, col abbiamo CEO. Abbiamo parlato col CEO, abbiamo preso posto dei CEO, come si, in inglese in plurale si dice CEOs. Abbiamo fatto la foto alle vetrate del nostro ufficio, come potete vedere su Instagram. Quello era il nostro ufficio, che si chiama Loft, incredibile, sì. Ma è vero, proprio c'è scritto, nell'ascensore è scritto Loft. E niente, adesso quel posto è nostro. Infatti stiamo streamando esattamente dal Loft di Microsoft, sì. Qui abbiamo rimodernato tutto. Hanno ricostruito il nostro vecchio set. Giusto, hanno ricostruito altre persone sotto di noi il nostro vecchio set, l'hanno ricostruito dietro di noi. Questo è un green screen, in realtà, vedete, è fittizio. Non c'è niente qui, è tutto finto, sta tremando tutto. È tutto finto, è tutta una bugia, è tutta un'illusione. E così come i miei brufoli, che come potete vedere magicamente sono spariti. Perché... Ma è incredibile, c'è proprio un uomo. Sì, proprio un bambino, non un bambino, perché appunto mi stanno tornando. Tommy Toy, grazie mille, bestia, solo tu Valhalla. Ma comunque stasera, allucinante. Allora, intanto vi dico già che probabilmente la Terrore su The Forest non la facciamo, perché stasera lo finiamo. Ragazzi, purtroppo se non si arriva agli obiettivi, non si fa quell'obiettivo. E il nuovo goal sarà incredibile, sempre se arriviamo a 2000, sarà fare un'altra di quelle serate con i giochi da tavolo tutti quanti insieme su, non so bene che gioco da tavolo Andrea suggeriva, Oscuro Signore. Oscuro Signore, magari potremmo anche tanto chiederlo, per ironizzare, chiederlo su Twitch ad Axin, visto che è un esperto di giochi da tavolo. Esatto, Daxin, vediamo un po' che cosa dice, oppure Lupus in Fabula, giusto? Questi erano i titoli, certo, che certo, mi dicevi, certo. Incredibile. Anche Cards Against Humanity. Anche Cards Against Humanity, che vuol dire carte contro l'umanità. Incredibile, vedete, ho imparato, sono andato alla Microsoft e ora comprendo l'inglese. Tra l'altro c'era lo sviluppatore del gioco che ci parlava in inglese e io ho capito tutto e ho pure parlato perché è inglese americano, l'inglese americano si capisce, è l'inglese della Gran Bretagna. L'inglese non è inglese. Quindi in sostanza questo faremo, Bestiacci. Adesso cercheremo un attimino di capire cosa, ma faremo appunto un giochino da tavola tutti quanti insieme, come è stato per Jumanji, però stavolta promettiamo anche più qualità e hai promesso, promesso. Sempre certo, che i nostri compagni, i nostri compagneros, Daxin e Zadek siano ancora vivi, perché si sta decimando i ranghi qua pian piano. Sì, anche io. Ah, è perfetto, anche lui lo stanno scollegando in questo momento dal Matrix. Dax, poverino, siete buoni con lui, che in preda ai deliri febbrili. Sì, attenzione che il nostro moderatore c'ha la febbre e non sia mai che vi passa qualcosa, ecco, un colpo di tosse in digitale. Litigherete sicuramente, grazie mille per la fiducia, grazie. In realtà quello è il contenuto di questo canale, l'abbiamo scoperto 2 settimane fa perché ce l'hanno detto, ma voi siete quei due che litigate su internet, sì, siamo noi. Ce l'ha detto Bill Gates oggi. Sì, The Weed Matrip, grazie mille, Rotoval Hala, grazie anche a Ale Loddo, poi chi altro abbiamo, incredibile, per quanti mesi? 5 mesi, sì. Anche io sì. Mi sono abbonato, Game Count, a te non ti ringraziano, ci manca pure che ti devo ringraziare, Xmat, Comir, Incro, altri 5 mesi, poi Tommy Toy, eccolo lì. Mattias, il David, l'avvocato Frank, G. Hale, Visage Corp, grazie mille per il vostro supporto e tutti gli altri anche ovviamente per il per Prime. Tutto. Però perdonateci se non vi ringraziamo, ma siamo dei maleducati. Sì, siamo dei maleducati. Siamo degli ingrati, ma vi vogliamo molto bene, sappiate questo, che non riusciamo a aprire il nostro cuore così, ci vuole un po' di tempo. Invece gli altri,
tutti gli altri, ma anche altrettanto importanti, o no? Figa Andrea, Dio buono, però La Cristo, bando, ma che chi? c'hai? Ma la smetti di leggere la Che chat? Ti puoi distrarre con due cazzo di scritte sul c'è? monitor? Porca Che puttana, ma è c'è? Che cosa disfunzionale vuoi? sta roba. No, ma è Che vuoi? Che allucinante, ma ti distrai veramente vuoi? con non nulla. Stavo pensando a quanto odio le emote pa-pa-pa-pa-pa Ma quando come? È stata creata la apposta odio, per noi? ma anche Dax la odia, l'ha creata lui. Odio la sua creazione, incredibile. Pa, pa, Certo. pa, pa, pa. Ah, vabbè, vi saluto, Comunque, non è che bestiaci. c'è. Rebecca, Fede. Vabbè, ma fatti i cazzi tuoi, guarda, così campiamo 100 anni. Poi chi altro c'è? Jules, Snap, Sampo. Sampo, giusto. Chiaretta, Rachel, Dark Girl. Poi chi abbiamo? Rachel, Ma lei scusami. chi ha salutato comunque? HW Pusher, Ben 10. Non segui un filo di un discorso per un cazzo. Max, poi chi altro? Scaldaculo, Non ti finalmente. Un nome, incazzare, non un ti nome, incazzare. un programma. Isabello. Poi chi altro c'è? Malika, Loco. Dragnil, ce l'ho Che fatta, vuoi? non lo so. Silesia, Mosca Matta, Sara Cuoricino Bianco, Helsinghell, Yuki, Ricci, Marcus, Greenwich, Alissa, Pendragon, Daniele, Brian, incredibile, Jups. Poi, qualcuno di nuovo? Non c'è qualcuno di nuovo da aggiungere alla nostra Schindler List, per favore. Lollo Beach, mi piace questo nome. Lollo Beach, che vuol dire GC Lorenzo Davidiff, Sciascia. bestiasse, bentornato. Devil, eccolo lì, Lore, Sara. Però questi non sono nuovi. Chi altro? Sangue diverso. Qualcuno di Dax è nuovo? nuovo. Daxin nuovo. Non c'è nessuno di nuovo. Guarda che se sei nuovo e scrivi, noi lo sappiamo. Non vergognatevi, È un ragazzi. superpotere che Non abbiamo, possiamo saperlo. Ce lo vergognatevi. dice Streamlabs. Chi l'è? Sailor Mona, grazie mille. Eccolo, fermi, ho visto un nuovo. Thomas Shelby. Ciao bestiacci, Grande, benvenuto. grande signor Benvenuto. Shelby, la seguo da quando guidava i Peaky Blinders. Ho detto benvenuto o benvenuta? Beh, Vabbè, Thomas Shelby. To benvenuto. adesso ditemi se Thomas Shelby non è un nome da donna. Tommaso Shelby. Dimmi un po' se non è un nome da donna. Non è colpa mia, No. ragazzi. Che cazzo volete? Io ormai confondo tutto. Ed è un po' colpa del 2023. Allora, com'è stato Sì. l'evento Microsoft? È stato molto bello soprattutto perché stavamo per entrare dal retro, ci hanno guardato malissimo, poi Hai il dopo abbiamo volume fatto il basso, giro. Andrea. Prova a vedere se è 85, scusami. Certo che Non 85. credo. Guardate un Aspetta. po'. Sì, è 85. Non Vabbè, lo ci metto credo. a No, non 90. mettere un cazzo. Non metterti a 90, faccio Vabbè, io. 86. No, metti 85 che mi sto già sclerando. Guarda 85. che spengo la live e vengo lì. 85. Metti 85 immediatamente. 85. Hai messo Andreina, 85? sì, Andreina 90, c'è dei volgari. Ma C'è dei tanto ad Andreina volgari. piace. Detto ciò, Beh, se comunque. vuoi ti faccio proprio la full immersion di quello che è successo. Siamo arrivati 3 ore per parcheggiare, lui si è incazzato come al solito, perché ogni volta che guida lui si incazza. Guido io. Abbiamo parcheggiato, cosa vuol Ma dire vuoi guido io? vogliamo parlare adesso o dopo la giocata? Io parlerei adesso perché dopo se ne vanno tutti, quindi. Ma magari a tutti non frega un cazzo, ci hai mai Beh, io pensato? parlerei È adesso, egoista? Che poi magari dopo facciamo altro. Comunque, altro dobbiamo siamo fare arrivati. dopo? Niente, ci Cosa vogliamo fai? incazzare. Saluto, abbassa! Siamo arrivati, ragazzi, stiamo per entrare dal retro. Ci hanno guardato male, abbiamo fatto il giro, siamo entrati dal davanti, ci hanno guardato Dal bene. davanti al cinema. Abbiamo conosciuto anche gli altri streamer, finalmente. Finalmente ci Sondaggio, hanno. ma te che. Sondaggio, ma Siamo ancora? entrati, si è Sondaggio chiesto io. sondaggio. Sondaggio, raga, sondaggio. Allora, raga, sondaggio ci faremo la maglietta che l'abbiamo detto. Abbiamo Allora, conosciuto c'era. Chi è che c'è? Curolini, Curolini, dopo di Cronomo, persona, perché appunto Kroatomic. non le avevamo mai conosciute. Kroatomis, c'era il Foss, c'era. Chi altro c'era? No, Il socio del Fossa che non mi ricordo il nome, si aspetta. chiama proprio così, il socio del Foss. Poi. Vabbè, mi spiace, anch'io vivo nella tua realtà, che sono sempre il suo socio, sono quello occulto. Non mi ricordo il nome. Si Poi chiamerà Andrea anche lui. Poi? abbiamo visto, vabbè, E se tutto lo si chiama staff. Andrea? Tutto Twist. un Incredibile. Matrix. Abbiamo visto, vabbè, c'era lo staff di E Arcadia, che che era fratello Sabaku? Ah no, Sabaku d'Arcadia. non c'erano. Sabaku non c'era, se no mi sarei emozionato tantissimo. Non che gli altri, però Sabaku è Sabaku, la mia crush fin da quando ero una ragazzina, si sa. Poi c'era Dino, c'era Andrea e Cop TV. Tra l'altro, maleducati, cioè dei maleducati di merda, Dino e Andrea Sì, Cop TV, ce ne non sono, schifo. sono, sono, ce ne Se ne sono, sono sono andati via fuggiti, prima, sì. finito di giocare, alzato i tacchi, se ne sono andati senza Non salutarci, volevo erano schifo. salutare, mi eravate presi dal gioco, ragazzi. Casomai dovreste guardare questa live. No, ragazzi, il fatto è che non potevamo stare troppo tempo lì Colpa di perché qualcuno. abbiamo delle responsabilità, o meglio, ho delle responsabilità. Il Dillo, cane. dillo.
Il cane quando solo troppo tempo non può stare, eravamo lì da 4 ore e passa, quindi a una certa siamo dovuti tornare, molto semplicemente, non ci sono altri motivi. Vabbè, comunque siamo riusciti a salutare lo Detto ciò, la prima sviluppatore. cosa che ho fatto io, e mi vanto di questo, una volta arrivati alla sede di Microsoft, è chiedere dove era il cesso, perché così si Quindi sa, hai l'uomo alfa pisciato tende a marcare il la territorio. Quindi la prima cosa che ho dovuto fare è notare il fatto, dopo aver pisciato per 10 minuti di fila, mi sono accorto dopo 10 minuti di fila che stavo pisciando nel bagno Tra l'altro il bagno è tecnologissimo perché appena nel finisci di bagno degli pisciare handicappati. si Si tira dice l'acqua handicappati, addosso, sì, ragazzi. handicappati. Sì. Bagno dei disabili. Disabili, grazie. No, sai che non so se ho sbagliato, chiedo umilmente No, no, perdono. non hai sbagliato. Perché dovresti aver Non lo so, sbagliato? magari è offensivo. Ormai, ma che Non hai cazzo detto ne so? È nulla di tutto offensivo, offensivo. stai Mo' si tranquillo. offendono tutti. Che cazzo devo Stai fare tranquillo. La descrizione della live è sbagliata, ma non è vero, io? ragazzi. Perché non stiamo Non giocando a esiste. The Forest, hanno ragione. Hanno sempre ragione. E poi cos'altro? Vabbè, abbiamo provato il gioco, che ne parleremo magari dopo, dai, magari dopo la live ne parleremo più nello specifico del gioco. Comunque è stato un Non evento possiamo molto parlarne, molto quindi in realtà sta dicendo cagate. particolare. Sì. Quindi non No, in ne realtà poi... parleremo dopo la... È tutta una menzogna del Sì, cazzo. in realtà... Ma dai, dopo vi spiegheremo gli aneddoti. Iniziamo a giocare, vai, iniziamo a giocare, che ci voglio anch'io di finire sto cazzo di gioco. Prima però, ragazzi, prima di arrivare direttamente al bunker finale, dobbiamo andare e passare a un altro bunker. Il bunker Dove pre-finale, si chiama c'è la proprio così. katana? Col Dove il bunker dovrebbe esserci 16. la katana e la come si chiama? L'armatura The Golden L'armatura Armor. d'oro. Esatto, oh Quella che yes. hanno gli indigeni. Indigeni. I nativi, non si dice indigeni, indigeni è offensivo, Andrea. Stavo facendo una nuova partita, mi stavo per svenire all'idea. Solo amici on, avvia, da 2 a 8 giocatori. Invita amici. Dite amici entrate, eccoci qua, di amici. A Ami Mellon. me, Mello. Vabbè. Vabbè, Perché sei distratto ragazzi, stasera? Maranza. Non lo so perché stavo pensando ai Maranza. I Maranza che c'erano Quella nelle foto è un foto reperto storico, era ragazzi. di Google Maps. Allora, Su se voi Google andate a Maps cercare la sede di sono i Microsoft, Maranza. se voi andate a cercare la sede di Microsoft lì in via, come cazzo è? Papasubio, Pasabio? Vabbè, no, era di fianco a Paolo Sharpi. Di fianco a Vabbè, Paolo ma la via Sharpi. non me la ricordo più. Vi giuro che trovate Vabbè, lo proprio i scolo. Maranza a fare il dito medio alla Google È la Google Machine. Car. È molto offensiva, sta Ma è cosa. incredibile, questi si organizzano, Vabbè, ma ci ragazzi, sta, ma per lasciare a un segno Milano nella c'erano solo storia, noi. Che capito? Voi cosa avete cazzo di fatto? novità, ragazzi? Io il Che massimo cazzo che di facevo novità? era pestare il cemento fresco per Ma lasciare un'orma di me, invece è matematico questi che a Milano ci hanno siano i capito Maranza, cioè, tutto. dai. Questi hanno capito tutto. Questi hanno capito tutto. Ah, Vittorio, grazie, mi spiace. Un segno indelebile nel futuro e anche nel nostro presente, direi. Ma un segno indelebile bisognerebbe lasciarglielo in faccia, nel senso, non un tatuaggio, non so, tipo Sì, lo una schiaffo, lo schiaffo compilation d'amore. educativo, lo schiaffo educativo, lo schiaffo Non educativo. intendevo quello, Twitch, No, non intendo quello. intendevo proprio quello in realtà, Twitch. Lo schiaffo goliardico. Brucia i corpi per ottenere le ossa, ecco il consiglio della Vedi, settimana. Però siamo già Dove cazzo sono? E perché sono? Andrea, abbiamo sbagliato tutto. siamo già nel bunker quello del molo, dobbiamo uscire. Ah, è vero che c'ho il braccialetto, quello che ti danno in spiaggia? Ottimo, con tanto di luce accesa. Guardate che bello sto braccialetto. Si accende! Wow, Le lucine! scende, ma come Andrea, fai? entra. Io Sto entrando, sono nel caricamento. salvo allora. Così No, sminchio no, no, tutto. non Il tuo puoi. personaggio entrerà a metà. Non puoi. Ma non c'è la donna che è un Non personaggio. c'è la donna. Ok, ottimo. Abbiamo trovato il primo problema di The Forest, l'emancipazione. Poi per No, no, favore. penso sia. Poi per Ah, favore. sei ritornato alla trash cutrapali. 666. Usciamo per favore. Yes. Ok. Beh, fai tu la strada, per Allora, noi favore. siamo. Allora, fammi vedere bene la Che mappa, cazzo? incredibile. Allora, noi Io sono siamo che si a fa la siesta. 17. Fammi vedere Noi un attimo siamo a la mappa. 17? Che Sì. cazzo sta dicendo? No, il numero Embriaco. 17 sulla mappa. Spavento. Col tasto Che è I. the final bunker. It's the final countdown. No, bunker proprio, Dobbiamo andare dice a così la mano. 16. Vuoi andare a 16. prendere la katana? Allora, ragazzi, fermi, perché Andiamo. questo qua è il bunker finale del gioco. Però, appunto, sappiamo l'ubicazione di tutti i bunker perché, grazie a Google, siamo riusciti a non a Bing. Vero Microsoft, ma Google, siamo riusciti a capire, a scoprire, siamo riusciti a scoprire, incredibile, digitando, allucinante, con una rapida ricerca sul motore di ricerca più La utilizzato al chat, mondo, ok. abbiamo scoperto che... Ma questo è un Allora, baobab? seguimi, È un baobab seguimi. nano? Che cazzo di albero è questo qua? Che bello! Abbattiamolo. Aspetta che c'ho il mouse Porca... incastrato. Ok.
Cosa ho combinato? Eccomi. Ma vogliamo raccontare del fatto che non riuscivo a gestire le cuffie antirumore che c'era la Microsoft e stavo urlando? Ma ne parliamo dopo degli aneddoti, Andrei, altrimenti poi io e te non siamo così interessanti e non abbiamo un cazzo da dire. Parliamone dopo, concentriamoci sul gioco adesso. Dopo, se volete le succulente vicissitudini di oggi. Esatto, non abbandonateci. Se volete scoprire come Andrea, in che modo Andrea si è ritrovato nella stessa stanza con Bill Gates nudo, ecco, restate con noi. Ovviamente contro la sua volontà. Parlo della volontà di Bill Gates, cioè era Bill Gates che non voleva, Andrea sì. Esci. Io invece mi sono ritrovato a servire dei caffè, non sto scherzando. Andrea stava giocando nel mentre, ma dopo vi spiego. Era dietro il bancone, è successa una roba. Stai facendo tu la strada? Certo. Perché tu la strada te la crei, giusto, maestro? Certo, dove vado io. Stavo inciampando su questo masso, però sì. Le strade non servono. Ah, Michelangelo, grazie mille, bestia, c'era tutto. Balla. Pa. Andrea, che tipo di skipper preferisci? All'arancia? Skipper ai frutti di bosco. Anche tu? Ma certo, c'ha di sangue. Stavo per dire mestro, non poi mi sono contenuto. Ma cosa stai dicendo? Cioè, cosa stai dicendo? È il colore che ti ricorda. Sì. Incredibile. Una reminiscenza della nascita proprio. Sa di placenta, dovevi dire. Delle volte vorrei scivolare. Arancia rossa. No, l'arancia rossa è gastrite. Cazzo, liquida. Un mercante di strada. Arancia rossa. I tarocchi di Sicilia. Siamo Zampa, bestiaccia, grazie mille, Rotman. Alla. Che è stato? Erano i tarocchi di Sicilia. Ah, giusto. Bells, grazie, bestiaccia. Grazie anche Talim. Talim. Cerco di ringraziarvi stavolta, ve lo prometto. Ah. Notare che dopo la fatidica battuta del maestro, ormai abbiamo perso spettatori. Sì, la tensione si è spostata. È incredibile. Ma mi fa così schifo. No, fai mezzo. Così schifo tu, non è che fa schifo. No, ma quello io. È no, nessuno ha detto niente, Andrea, è proprio... Che minchia c'entro io? Cioè, io ho detto solo La gente è solubile, diceva Gandhi. E ace sempre il meglio, si dice ace o ace? Sì, ace, arancia, ace. Carota e ghiaccio. E fazzoletti, la famosa E di fazzoletti. Io dietro qua tra l'erba ho una creatura che mi insegue. Guarda che magno un attimo. Ma dove cazzo è sto bunker, Andrea? Ma perché dobbiamo sempre camminare guarda, in mezzo al mappa. Bosco? Tira fuori la mappa e... Lo vedi quel punto verde di fianco al laghetto dove stiamo andando? È quello. Minchia, fino al... Dio. No, fino a là, è quello. Non è colpa mia. Come ci arriviamo sopra, però? Visto. Faccio io la strada, Allora, tiro fuori le corde. Io tiro fuori una soluzione, aspetta, minchia, non si sente niente, mi sentite? Aspetta. Faccio io la funivia, tranquillo, so come fare. Vieni, ho sbagliato, Andrea, Dobbiamo andare su. Vai. Però, cretino. Vieni, seguimi. Ah, ma io ho la giacca e la cravatta, è vero. Che eleganza. No. Ok. Vai, dobbiamo andare su, aspetta, faccio io per andare no, su. No, che dobbiamo fare? Vabbè, ma tanto di qua si sale. Ah, sei già arrivato. Ma facciamo... Non facciamo le cose per bene, dai. Olè. Ma non può essere... Non penso che si salga così. Ui! No! È bellissimo, però. Vuoi provare? No, grazie. Comunque si sale da qui, Andrea. C'è il sentiero, cheat. Ma io non voglio salire col sentiero. No, non c'è il sentiero. Però possiamo salire spalla a spalla, guarda. Ah, tipo le foglie dell'imperatore. Sì. Che cazzo hai sparato? Vado. Vengo. Salgo. Palesemente un'idea del ca... Oh. E invece... Attenzione, cos'è? Un gioco Bethesda. Ci siamo? Vai. E ti sei ripreso la funivia? No. Il maestro. Dove dobbiamo andare? Dico, ah, mica no, non c'ho voglia. Figo. Ma perché? Ma perché ti lamenti di ogni roba? Perché eravamo già al bunker, potevamo finirlo. Ma tu hai detto andiamo alla casa. Sì, ma ho cambiato idea. C'è proprio. Lo so. Lo sai cosa stavo per dire, vero? C'è proprio? Sono dei caproni che salgono le montagne.
Allora, Beh, Andrea si è Caprolone sempre potete qualcun rivisto altro. in una creatura luciferina, direi appunto Vieni, seguimi. caprina. Sei Seguimi. tu che stai seguendo me, non hai ancora capito? Che frase da villain. Di qua, Andrea. Wow, Comunque arrivo, basta arrivo, arrivo. apparire, basta schiacciare il tasto M e saprai dove andare, come nella vita vera. Però È vero, finalmente qua abbiamo dei tasti che effettivamente corrispondono alla parola, tipo M di mappa e 1 per ascia. Quindi uno di direi ascia, che uno di ascia, direi che due di effettivamente è balestra. intuitivo. Ma che meraviglia! Ma non possiamo farci la zattera? Ah no, questo non No. è Valheim. Heim. Mi dà Che fastidio vuol che dire? pronuncio. Vi dà fastidio che pronuncio l'H muta, che non. Eh? Mi dà fastidio, l'H Non è aspirata. multa. Ce la creiamo noi la strada. No, non va. Valheim. Per di qua. Ah, tra l'altro abbiamo pu. Vabbè, io nuoto, va. Ah. Dov'è Trinco? Hai visto i giovani d'oggi che dicono andiamo in Corso Como a drinkare? Tu vai a drinkare in Corso Como? La lapidazione era un metodo che veniva scelto per. No, che sta. È una cosa storica, che c'entra? Vabbè, non lo dico più, basta. Volevo parlare di una cosa fuori contesto, non c'entrava nulla con quello, mi è venuto in Andiamo a mente. drinkare, ragazzi. Vabbè, io non. Non si può parlare, non si possono raccontare i fatti. Perfetto. Andrea, però, per favore, accelere! Sto Ma arrivando, anche ma devo partecipe, tornare. attenzione, cosa c'è qua? Cos'è, un'altra barca? Aspetta, è qua. Non è È qua. qua. Non è qua. Ah, No, è lui, è qua, un tizio nudo, qua. guarda che cosa c'è lì, Andrea. C'è la Cosa c'è lì? grotta. La grota dove siamo stati. Tra Eh sì, ma ci sono già l'altro, se noti, stato. c'è un glitch e si vede esattamente la fessurina. Alla La vedi? fica Eccoci della montagna, sì. qua. Però, ragazzi, adesso come dargli torto? Rendiamoci No, conto. cioè, è proprio La quella, vedete? cioè, non c'è Guardate proprio. la punta dell'asse. Vedete C'è che c'è pure questo puntino? un boschetto misterioso sulla C'è. punta. È alquanto. Eh? È molto anatomica, Io sta direi che immagine. questa è la natura, ragazzi, È molto d'altronde. anatomica, sta È immagine. tutto un rimando, è tutto un universo racchiuso in un altro universo. È la vera fica della montagna. Vedete, la donna è un universo, la The donna è true natura. Questo fica of montagna. va avanti, non è che si ferma, cioè non c'è un limite, capisci? Capite? Voi capite? C'è una cazzo di linea, lui la deve superare e continuare ad andare oltre. È l'uomo dei Guinness World Record, è Sì, l'uomo dei primati, è sì. il primate primato. Ma io non ho mai capito L'uomo perché Guinness scimmia. dei prima. Guinness dei Perché siamo primati. tutte delle cazzo di scimmie, Andrea. No, perché Che sei Guinness? stato? Perché è il nome di una birra, c'ha quel Il nome di una birra. Bene. re. La Guinness. L'anello È vero. mancante, sì. L'anello Beh, siamo quelli mancante, arrivati. ragazzi, che ricordo per chi magari è nuovo all'internet o nuovo alla vita, l'anello mancante non è un sex toys, non è un qualcosa per. Ma è un. Ve lo spiegherà Andrea nel suo nuovo libro. Esatto, che si chiamerà appunto l'anello mancante. Sex toys. Io farò invece un libro che si chiama appunto L'anello vibrante. Il culo sbagliato. Che è stato un messaggio? Ho sbagliato No, ma ormai tasto. non mi stupisci più, Andrea. Proprio ormai sei un libro Qua, qua, aperto. qua, qua, qua. Qua. Qua dove? Ma ricominciamo. Cazzo, guarda che c'è l'effetto Vieni qua, Ok, brutto cretino. devi assolutamente volare basso, eh. Fly Vai. down. Vai. Ma ti faccio male se stupisco. Sì, mi hai fatto male, mi hai Fegato fatto rotto? pure interrompere l'animazione. No, che figata! Incredibile, ragazzi. Scusate. Vediamo quanta luce fa il mio braccialetto. Il tuo braccialetto, voglio anch'io il E braccialetto va che non è male, da discoteca. eh. Andrea, dove sei? Scusami. Sono qua. Non vedo un Ma cazzo, cazzo ma come sei fa. ancora lì? Eri davanti a me? Com'è possibile? Scusami. Sei Non lo entrato so, prima di me, sei non lo uscito. so, Ma come è un cazzo è possibile? barbatrucco, non lo so. Allora, qua quindi dovrebbe esserci la La katana. katana e l'armor d'oro. Attenzione, c'è da infilarsi, eh? Via. Oh. Opla. Ah, ma è un laboratorio. È certo. Ah, ok. È certo. Allora non avrò paura. Andiamo di qua. Le Vecrum, ci guarda. Ma abbiamo i proiettili? Le munizioni? Io quelli del fucile a pompa No. forse li ho finiti. Porca di quella puttana. Allora, aspetta un attimo. Allora, piano, 3 piano con le di parole. fucile a pompa, no, 3 di balestra, 4 di granata, 5 di fucile a pompa. Ma Perfetto, ci qua non siamo. c'è strada, Ah, è ci vero che dobbiamo vibra il mio scendere. fucile a pompa. Dobbiamo scendere fra. Non posso entrare. Non posso. Dobbiamo scendere fra. Muoio Mi turba. stasera. Stes muoio.
Attenzione. Vai. Orca puttana. Ah, la tessera di Virginia, tra l'altro. Guarda chi c'è qui, sorpresa. Buon compleanno. Andrea, vai avanti, per favore, grazie. Minchia. Scendi, scendi, tesoro, scendi. Si dice Guinness perché la famosa birra le fa da sponsor. Ah, grazie. Ah, grazie, non sapevo, ragazzi. Qua? Senti sti suoni. Oh, animazione. Come animazione? Che stai dicendo? Sto vedendo una cazzina, entra nella porta. Sto arrivando. Che cazzo? Andrea? Sì, no, è una sì, e no, un'altra persona. Ma che cazzo è? Sono arrivati gli americani. È Kevin? Ma che cazzo sto guardando? E che è nuovo Kevin? Ah, ma sono loro, Tommy e coso. Sono i due dell'uno, Andrea. Ah. Ma che cazzo? Gli ha sparato al babbo? No. Che sta succedendo? Bene. Quel coso ci ha presi. Ma e che è successo? Dimmi il padre. Bello svegliarsi con dei bambini. Dove sei? Ah, sei qua, ok. Ma che meraviglia. Quindi sembra un peccato capitale. Sì, ingordigia. Ma è sicuro che erano Timmy e il padre? Per forza. Sì, Andrea. Arriva un tizio con un fucile a pompa che dice "Get down, son". E per forza è un padre. Potrebbe essere chiunque. Ma perché vibro col fucile a pompa, ragazzi? Me lo spiegate? Guardate. Guarda il Vrumba come ce la sente. Ci crede il Vrumba, guarda. Perché? Ma tu sei un cretino, sei. Cosa ti pari dai proiettili? Che cazzo sei, un X-Men? Vieni qua. No, ho fame. A proposito, hai da mangiare? No. Aspetta, ti nutro io. Ho un meal. In boccami. Aspetta, prima mangio io. Do un fuoco o faccio fuoco alle gambe? Ci fai un fuoco e do fuoco alle gambe. Dov'è il fucile a pompa nell'inventario? Non lo trovo. Aspetta. Ho paura più. Che prima o poi, ragazzi, sbaglierò tasto e sicuramente accadrà che... Ma basta! Che lancerò una granata anziché curarmi. Non mi ricordo... Cos'è che vuoi da me? No, niente, l'ho trovato, non servi più. In realtà io dovrei ancora mangiare. Maiale. Andiamo a cercare sta katana maledetta. Tuo padre era un maiale. Okay, mio padre era un grand'uomo. Ma va, chi c'è? Chi è? Chi c'è? Sei inginocchiata. Ma chi? Ma che cazzo stai dicendo? Ma poverina. Stai a terra. È ancora viva? Ci penso io. Perché e ha perso una gamba che se gli ho sparato in faccia. Oh, ehi. Ma quanto mi piace il fucile a pompa. Minchia. È morta. Sono morti bene. Aspetta, Andrea, attenzione. Bomba in buca, levati da lì. Figa, ti ho detto levati da lì. Stai bene, Andrea? Orca no, troia. Occio, c'è un altro nemico. Non sento più, c'ho una cufene. Ma hai colpito a me? Ma per morire, per colpa tua. Aia! No, ho perso... Già. Ma cazzo, ho perso la munizione... Ma no. E si è rotta? Spara sta roba? No, devo ricaricare. Aspetta, dammi un attimo di tempo. Olè. Aspetta, ok. Mi quatto per terra, miro... Tiro fuori. Figa, l'ha schivato! Dove cazzo sei, Andrea? Mi sto curando. Ok, tiro fuori la molotov. Oh! Che spavento di merda, Andrea, fai tu, va che mi sono rotto i coglioni di sto posto della... Sogni di dolore. È morta. Mi sto curando anch'io, arrivo. Aspetta, fammi prendere un po' due aspirine. E mentre sto sento... Stai morendo? Morto. Sei morto? Ehi, tutti grandi eroi, d'altronde. Però l'importante è aver ucciso la... A me è venuto un microinfarto. Anche a me. Allora, vediamo se... Come sei messo, Andrea? E sono morto, tirami su. Ma c'è il nemico. Aspetta, vediamo se ti do un colpo e crepa. Sì. Ah. Bene, perfetto. È buggato, Andrea. Ottimo. Vabbè, tirami su tu. Sì, aspetta. Non ucciderlo. Carabiamo. È buggato. No, si può carvare. È morto ma è vivo. Che cosa sta succedendo? Incredibile. Wow, lo stai carvando in volo, guarda. Non posso... guarda, sto volando, Andrea. Incredibile, quindi c'è uno di quelli. Ma le mie armature... Mi curo come al solito. Indossa. E per aspetta, voglio provare a fare un'altra armatura, ma non mi ricordo più come cazzo si fa. Ah, mi serve. Io farei qualche altra bomba adesso che possiamo. Vuoi fare qualche bomba?
Cos'è sta roba? Ah, del mio. Cazzo, no. Vuoi fare qualche sprecare. Bomba? Ancora. Aspetta, qua mi sa che c'è il laboratorio per stampare altra roba, Andrea. Ah, sì. Buonasera. No, mi sa di no. Dove cazzo è la katana? Dove sono i soldi? Dove mica sono i soldi? Qui c'è da bere. Qualcuno qua si è adagiato. Ah, pensavo fosse mutata. Invece è solo brutta. Vergognati. Ok, qua c'è un altro carrello della pistola. Una pistola, di nuovo. No, dammi queste foglie. Cosa c'è scritto qua? Che c'è foglio? Preliminari finding. Ok. Ho fatto la bomba temporizzata. So that more research will be needed regarding the artifacts. Artifacts. Ah, è vero che dovevo trovare il cubo. Brief dimensional switch. Eh? Rotten carne. Andrea! Che c'è? Dice che non si riesce a capire perché è tutto censurato, ma c'è abbiamo trovato un file governativo, tipo. Ah, confidential, c'è un drone, perché è confidenziale tra noi e loro. E c'è scritto che la causa di tutto sto casino potrebbe essere una frattura tra uno switch dimensionale. Ah, quindi il famoso switch, il dito in bocca e il dito... Perfetto. Quello è. Non lo credi anche tu? Pastiglie. Ma io voglio la mia maledettissima... Qua c'è scritto? Safe in cube. Further studies show that your hypothesis may be correct and that the subject in the question are safe inside the cube. Siamo sicuri all'interno del cubo. Che cazzo vuol dire? Ah. Cos'è il cubo? Non lo so. Quando lo scoprirò, te lo dirò. No. Ci ho sperato tantissimo. Ci speravo esplodesse questa palla medica, ragazzi. Non è una palla medica. Come si chiama? Perché non va qua? Ottimo. Aspetta, un'altra torcia, ragazzi. Ho trovato un altro trocione per la pistola. Fortune. Quindi io direi di fare questo. Questo. E questo. È tornato. È vero, anche il silenziatore dopo lo tremo. Oh, no, non ho munizioni. Ma tu hai munizioni per la pistola, Andrea? No, per la pistola no. Perché la mia arma adesso è potentissima, ma non purtroppo non ho colpi. Perché ho il silenziatore e la... No, ce l'ho per la pistola, ma li userò solo io. Ah no, sì, ce li ho anch'io, non so come. Li ho trovati là io. No, ce li ho, tranquillo. No, peccato che non si possa vedere... Attenzione, è diventato Doom con l'animazione di... Guardate come tiene la pistola, è Doom. Incredibile. Ah, ma qua c'è un'altra strada. Ma da qua siamo arrivati? Oddio, non mi ricordo più. Andrea, sono un po' confuso. No, penso di... Aspetta, un attimo, arrivo. Fammi noi siamo arrivati da lì. Ah, ma forse c'è lì, ci hanno storditi. Boh, non lo so che cazzo. Ho messo la torcia con ok. Bella la pistola con il silenziatore. Boh, là. Stavo cadendo in tentazione, ragazzi. Mi volevi sparare, Di qua, devo andare di qua. Psycho Pass, bestiaccia, auguri. Vado il tuo lager. Grandissimo, grandissimo. Non hai fatto niente per meritarti gli auguri perché sei solo nato. È vero, non capisco perché tutta questa... Guarda come mi compenetro nella porta. Ragazzi, fate gli auguri a Psycho Pass. Qua c'è altro, vieni qua. Non so quanti anni hai compiuto, ma auguri, bestiaccia. Ah. Io me ne vado. Non è giornata. Ma l'hai fatto la colpa, cioè, guarda. Ah, un codice. Oh mio Dio. Ragazzi, dovete segnarvelo. Ma il pollice copre... Cioè, allora, guardate la sfiga. Adesso vi faccio vedere sta cosa qui. Stampante 3D. Ottimo, guardate la sfiga. Un pollice copre un numero di quel simbolo. L'altro pollice che non dovrei avere, ma che ho per via dell'armatura, perché sto indossando letteralmente un braccio, tipo fosse un guanto, copre l'altro simbolo sotto. Doppio pollice. Mannaggia già. Katana. No, che cazzo è? Mazza da golf. Qua? Good news. We have managed to find both of the clubs and the golf balls. Ok, va bene. Hanno trovato tutte quante le mazze e le palle da golf. We want to thank you for all your help and find... Che ho trovato nice i... Goldstein. Sti cazzi però, eh. Ho trovato i cereali. Buono, ti sento ruminare come un tasso. Vado. Le palle, ecco, le palle, famose palle. Quante sono? Ma possiamo... Scusami, fammi capire un attimo. Ma se mettiamo le palline da golf per terra le possiamo colpire con la mazza? Usare come arma definitiva? Che stai Madonna. Facendo? Perché c'hai l'ascia che ti esce dal foglio, Andrea? Non lo so. Rifallo? Non era posso. Un bug bellissimo. Lo so, ma... Ma... Tutto bene? No. Tira fuori la pistola. No, vuoi che faccio qualcosa? Vuoi che faccio delle frecce? No, le frecce le ho già fatte. Le faccio io. Vabbè, io faccio la bomba. L'arco compound. Fino a che ora state in live? Solitamente, ragazzi, fino alle 11:30. Massimo. 1, 2, 3, 4, 5. Fatto.
Ah, se gli facciamo stampare le frecce ce ne stampa 5. Minchia, ottimo però. Là. Ma quasi quasi, le farei fare ancora, sai. Che dici? Sì, sì. Possiamo fare altre frecce, Andrea. 5 frecce. Ma hai una ascia nell'ascia? Hai una doppia ascia? È la doppia ascia, doppia ascia. Fighissimo. Non so perché. Ma perché sto buggato? C'è buggato così. Forse anche tu, vediamo. No, io no, io no, io sono normale. No, anche tu, te lo giuro, anche no, tu. No, non è vero, non ci credo. Sì, 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 non, sì. Non cercare di omologarti, Andrea. Sì, te stesso. Te lo giuro, te lo giuro. Non è vero, non è vero. Fai uno screenshot. Ti frego le frecce. Le ho prese io, fai di te. Poverino, poverino. Ovviamente vedete, vedete il vero companion nei videogiochi, il vero aiutante, il vostro amico che videogioca con voi, che si mette qua in tutti i posti per poter mettersi a cazzo a craftare. Dove lo fa? Nell'unico passaggio di viabilità della porta, lì sull'uscio a rompere. No. Scusa, mi è partito. È bellissimo. Un colpo. Tra l'altro, vai ad asciata, Andrea, vai, che figata l'animazione. Sì, l'ho vista, ma tu hai visto quel silenziatore? È una scuzza, non c'è manco sentito. Ma infatti non mi è neanche ferito. È incredibile. Non è il silenziatore, è il deferitore. Però sono assetato, non so cosa sia successo. Vedi qua, vieni, bisogna scendere. Mi bevo una bibita Fizz. Deliziosa. Fish. Ok, e poi mi bevo anche della carne. Ah, ma qua ho dei... Aspetta, rotto in carne. Ho un sacco di pelle. Silenzio. Minchia. Monete, medicine e altra bibita gassata. La bevo, va. Un'altra Fizz. Bevanda energetica. Ah. Mi ha dato un sasso. Hai mangiato un sasso? No, mi ha dato un sasso. Ti aiuta per la digestione, Beh, più leggero di quella merda di carbocrema. Così può passare? No. C'è situazione? Bene. C'è roba, Arrivo un attimo. C'è situazione, c'è roba. Sta fermo. Ragazzi, diciamoci la verità. Non serve più un cazzo avere i... Che stai sparando? Oh, attenzione! Ha fatto l'insano gesto. Ma perché spari qua ma il fuori da lì? Bene, ho già finito le munizioni. Incredibile, che è andato. Ho finito anche i colpi. Ottimo. Figa, io ho già finito i colpi però. Che due coglioni. Vabbè, lo carvo. Vabbè, vado di frecce. Anzi, no, ho l'arco compound. Vai con la balè, ma l'arco compound fa cagare. Vai con la balessa. No, vado con l'arco compound. Ma qua ci sono nemici o no? No, pare di no. Ma è la stessa stanza di prima. Ma cos'è tipo? Queste qua sono... Mi sa che questi sono gli alloggi dei tizi che stavano qui. Ma perché? C'è un cranio dentro il forno a microonde. Di design, molto di design, lo comprerei, ti dico la verità. E c'è la giraffa di The Last of Us, detto un chiaro riferimento. Basta! All'esercito di gay che sostiene bella Ramsey. Ropesce, qua ci sono dei colpi del fucile a pompa, l'hai presi? Oh, aspetta, bravo. C'è pure che un occhio, binario che per occhio. Il fucile a pompa. C'è pure il binario per il fucile a pompa. Attenzione. Infatti adesso lo tiro fuori. Lo carico. Niente, non posso caricarlo. Allora, è col tasto 5 che tiro fuori il fucile a pompa. Esatto. Olè. Che meraviglia. Però rivoglio di nuovo il mio arco compound. Che non ho equipaggiato a niente. Lo equipaggio a 9. 9. 9 di arco. Andrea, però, per favore, non iniziamo a tenere... Non possiamo in un'ora e mezza di gioco stare mezz'ora con l'inventario aperto. Vuoi scendere e andare di là? Venendo qua. Dove? Che l'ho ucciso? Minchia, mi temono? Scappa. Ma dove cazzo sono finito? Ah, affangulo. Qui? Aspetta che devo impratichirmi con l'arco. L'ho preso. Magari la katana è una di ste stanze. Ma sicuramente, Andrea, sicuramente. Non vedo niente. Ramen, quindi ergo. Katana, Asia, trovata. La katana sarà qui. Ma ecco. Che figa. Vedi? Incredibile. Dove c'è il ramen c'è la katana, eccola. Ecco, l'arma più forte del gioco. E c'è pure un kimono qui, guarda. Bello. Come c'è un kimono? No, tutto in pelle. Sembrava un kimono. Ah, beh, penso sia un chiaro riferimento a The Last of Us. No, penso sia un chiaro riferimento a Kill Bill. Tutta in pelle. È gialla? Mettitela, indossala, fammi vedere. Ce l'ho già addosso. Come ce l'hai già addosso? No, è un bug, Andrea, non ti si vede, figa. Aspetta che provo io. Vabbè. Vediamo un po' questa tuta in pelle, come è fatta. Giacca di pelle. Ma tutta in pelle o giacca di pelle? No, tutta in pelle. No, io ho giacca di pelle.
Non mi interessa di quello che hai tu. Era giacca di pelle, vero? No, era tuta. Dov'è la katana? Comunque, arma più stupidamente inutile della katana. Vabbè, forse, ragazzi, forse. Lo stocco. No. I fogli di carta sono più taglienti e più utili. Vabbè, cagare. L'arma più pericolosa al mondo. Assolutamente. La katana. Se indossate un pigiama, siete. se indossate un pigiama come i valorosi samurai dell'epoca, potrebbe essere l'arma definitiva. Se invece utilizzate anche del legno per coprirvi il vostro corpo, è l'arma. Più inutile. Bevanda energetica fatto. Manca solo l'armatura d'oro e possiamo uscire. Cosa c'è scritto lì? Grafico dei prezzi azionari. No, azionari. Azionari, è un po' british. Attenzione, market observation. Vedete, fa vedere. Che buca, il... Ti stai bucando il... Vabbè, non sto neanche a specificare. Vabbè, Start of bidding war. Perfetto. Allora, fatemi mettere giusta roba. Non ho bisogno di te. Ho capito, voglio fare un bidet. Vedi. Ah, anche. L'aumento delle Winston Blue. Minchia, le Winston Blue costano 2 euro. Oh, soldi e Rolex, vieni. Napoli Simulator, vedi. Vieni qua. Avete visto? Mi è uscito dal cuore, scusate. Un saluto a tutta Napoli. Che cazzo è sta roba, Andrea? Sapete benissimo che avete una grande tradizione criologica. Armatura d'oro collected. Oh, ci siamo. Oh, è qua, tutto. Dov'è? Qua. Dov'è? Ma che cazzo? La voglio. Io non l'ho trovato. Ce l'ho. Eccolo. Andrea! Vediamo, mettitela subito che voglio vederti. Legionario, ma dov'è? Qua. Ok, messa. Tirati su. Entro oggi. Stai fermo. Punisher. No, vieni qua alla luce che non ti si vede. Sembriamo... Sai cosa sembriamo? Sì, ma non si capisce un cazzo. Aspetta, provo ad usare la torcia. Sembriamo l'esercito di ieri. Stai un po' lontano perché... Ah, ma beh, non è malissimo. Fa cagare. Il Bataclava. Sembra che stiamo andando a rubare negli appartamenti. Vabbè. Madonna santa. Dai, via. Andiamo. Ragazzi, non so quanto... Cazzo, la difesa. L'ho vista adesso, Andrea. Sì, siamo infallibili, siamo. Qua? Scusami, abbiamo vinto il gioco, per forza. Ma ci rompe, secondo te? Non lo so. Non c'è niente, via. Penso di no. Teoricamente è un item, magari si può aggiustare. Minchia, ragazzi, ma ci ha dato massima difesa. Con il minimo sforzo. Sì. Hai visto i nostri amici bolzanesi? Dino, illuminalo con la Molotov, però. Ah, siete proprio dei violenti. Qui... Dove sei? Sto guardando l'ingegnere al suo primo giorno di lavoro. Sono sceso, Andrea, vieni qua, ti faccio vedere cosa succede dopo 30 anni di studio. Ma con 0 giorni di esperienza. Vieni a vedere. Non scendere, scusa. Ho usato le scale, figa, incredibile, ragazzi. Io penso di essere idoneo per questo lavoro, evidentemente. Sono chiuse le scale, come Che cazzo dici, Andrea, qua? Dove stai andando? Ah, sono tornato indietro. No, ma è allucinante. Vieni a vedere che cazzo succede. 30 anni di studio e un giorno di esperienza. Guarda cosa hanno fatto. L'ingegner cane. È proprio crollato tutto. Sì, guarda. Sì. Poverino, anche a me fa un po' pena. Vabbè, chiudi la porta. Ma che chiudi? No. Attenzione, i bimbi. Ah, vediamo se fa danno all'armatura. Ah, perfetto. L'armatura è talmente inutile che fa danno a noi. Cioè, bypassa l'armatura, il nemico, e riesce a colpirci direttamente. Che cazzo serve un'armatura del genere, scusate? A nulla, serve solo a flexare l'oro. Forse contro... Mi mangio forse un mio. Gli spaventa, boh. Come gli spaventa? Boh, scendo d'oro. I feti fanno danni diretti? Ah, non lo sapevo, ragazzi. Cosa vuol dire i feti fanno danni Che sì, emotional damage, i feti fanno... Sì. No, i feti che vi danneggiano. Che... niente, vuol dire esattamente... Ma andate in uno studio di ginecologia oppure da un'ostetrice e dite i feti fanno danni diretti e uscite. E penso voglia dire esattamente quello che è buio qui, però arte. La grande farà il ballerino di tip tap, quello lì. No, la grande voglio fare l'uffiere. No, questo qua, Andrea, vieni a vedere. Non so se potrai vedere quello che sto vedendo io. Andiamo. C'è un feto che nuota dentro il muro. Sì, il feto che si sta inglobando col muro, guarda. Non è che si sta inglobando, è il muro. È il muro, lui è diventato il muro. Scusa, ma se che vuole essere al muro. Ah, ok, stavo dicendo che è sta presa per il culo. Boss fight. Ma da dove si esce da qui? Che è sto fight. Suono? Andrea, che è sto suono? Che cazzo è sto suono? Che schifo è! Guarda un culo! Che cazzo... No, fermo! Che diavolo... No, fermo!
Ah, ah, che cazzo è? Ah, è un fiero, guarda. Che cazzo è? È un fiero. Vai. Va di catena. Ma cos'è? Ma è fighissimo. Comunque anche lui fa danni diretti, perché l'armatura non serve a un cazzo. E quindi l'unica volta che troviamo un'armatura che ci permette di proteggersi dai nemici, ovviamente non serve a un cazzo. Ma che bestia è? È molto bello. Molto bello. Ma fighissimo. Allora, qua siamo nell'obitorio, guarda. Deep Sleep. Attenzione, abbiamo, nuovi tipo di mutande. Abbiamo trovato... No. No, non intende gli Sleep. La maschera d'oro con l'S. Cristo, Cristo! Che è stato? Vieni qua, i pipistrelli sono stati, vieni. Qua c'è la nuova maschera. Maschera d'oro. Carina. Bentornati. Sto sentendo il pa 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 pa. Però non ho aperto l'inventario, com'è possibile? Per via della maschera. Ma perché dei cereali in un obitorio? Bellissimo. Ma perché dei cereali in un obitorio? E che ne so io. Medicine. Ma che è sta musica? Perché è partita la musica del gioco? Perché ma senti? Perché il gioco, sì. Biohazard. La voglio scaricare adesso, ho deciso. Mi piace troppo che se le mastica le pastiglie. Andrea, non so cosa accadrà oltre questa porta, ma... Vabbè, iolo. Wow. Penso ci sia... Le pareti sbavano. Boss fight? No, non credo, mi sa che usciamo da qui, Andrea. Abbiamo trovato quello che dovevamo trovare. Quindi adesso dobbiamo finire il gioco, ragazzi. Andiamo a 17. Siamo. 17, cos'è, il bunker finale? Il bunker finale, it's okay. The final bunker. No, perché Andrea, se continui a parlare per codici e numeri, sembra una live di pro gamer e non voglio risultare... Di pro gay? Non voglio risultare... Esercito adesso, di pro gamer. Adesso non posso dirlo perché lui, ovviamente, ha esagerato come al suo solito. No, no, esagerato. Non riesco a passare. Mi infilo. Finire di visitare l'obitorio. Finire ragazzi, di. L'abbiamo finito. Non ce n'erano quattro pareti. Non c'è più niente. Con quell'armatura per quanto. Aspetta. C'è un'altra stanza che non avete visto. Grazie, Sakura. Vabbè, Andrea, finire visitare l'obitorio dobbiamo noi. Ok, Yoda, facciamo la tenda un attimo. No. Però c'ho no. Ma che meraviglia, ragazzi. Guardate che bello. Io sento degli spari. Ma che spari? Oh, sì. Ah, è Virginia. Senti, è là. Io sento niente, Andrea. No, qua, sì, c'è Virginia nei paraggi, mi sa che è lei che sta sparando. Vabbè, senti, faccio un telo. E poi andiamo a fare sta cazzo di... Vuoi che faccio un fuocherello? Ma perché non posso posizionarlo? Perché non posso posizionarlo vicino alla costa? Volevo dormire... Ma porca puttana, volevo... Volevi una casa visuale... Volevo farmi una dormita con i piedi alla spiaggia. Mica deve essere orribile dormire in tenda. Io non l'ho mai fatto. Dov'è e Virginia? Mai l'ho fatto. È là, è qua vicino nei paraggi. Virginia? Eccola. Ecco, vedi che è lei che sparava. Sì, ma mi ha fatto venire un infarto però, Virginia. Bentornata. Rotta in gamba, vai. Sta facendo soffrire, non li sta uccidendo. Cioè, incredibile sta ragazza. Incredibile, ragazza. Una donna che sa quello che vuole. Guarda. Virginia, come va? Che c'è? No, scusa. No, lascia, non è per te. Che c'è? Cosa fa? C'ha paura di me. Forse perché abbiamo l'armatura addosso. Invece perché c'è un violento. Che... Quindi? Ciao Virgi. Bene, perfetto. Bastato un saluto ed è scappata via per sempre. Ci sono qui. Saltano tra gli alberi, Virgi, Andrea. Spara. E spara con che? Con... No, lei. Perché non spara? Ma che guarda la tripla ascella che c'è lì. Incredibile, Andrea si focalizza sempre sui dettagli della donna. Virginia. Non è la torcia umana. Spara le frecce, Andrea, le frecce. Minchia. La katana li taglia come burro, guarda. È vero, abbiamo la katana, che cretino. L'Italia come burro, la katana. L'Italia come burro, un nuovo romanzo di Saviano. Vabbè, hai capito? Sta gemendo, cosa? Ah, grazie. Chi è? Grazie. Chi è? Ci dice di sparare di là. Di là? Va bene. Chi c'è di là? Mica sono usciti dal bosco, guarda. Ma che cazzo è? Ma loro sono il bosco. Mica senti quanto spara Virginia. Virginia è una roba, non si ferma. Figlia del ghetto, Virginia.
E noi volevamo solo dormire, fai un po' te. Sì, vabbè, dormi, va. Ma mi sa che comunque è mattina. Ma con la katana posso tagliare gli alberi? Non ha senso dormire comunque, perché salva e basta. Grazie, Virginia, grazie. Salva e basta, perché cioè... Ma che figata l'animazione della katana, Andrea! Guarda, tieni premuto. Che sta facendo? Si tira i malleoli in testa questo. Allora, scendi, ascoltami dai. Un attimo, non ha senso dormire, perché è già mattina, quindi se vuoi salva e andiamo, dai. Io salvo. Muori. Qua. Oh. Che c'è? Mi sto divertendo! Vieni, salva, non ha senso dormire. Aspetta, attento! Muori. Mamma mia, che mira! Ah, mi ha lasciato due sacche, mia. Però ragazzi, l'armatura non mi sta proteggendo, perdonatemi. C'è inutile questa armatura. Stavo salvando, invece... Ah, vabbè, pensavo la... No, me ne vado, guarda. Me ne vado. Allora, vieni, dobbiamo andare di là, bravo. Dobbiamo andare di là. Vuoi andare esattamente È mortale, là? Virginia, comunque. Che faccio, gli do un altro fucile a pompa? È proprio una donna devastante. Ti fa prendere meno danno sta armatura? Ma ragazzi, francamente, mi sembra una boiata. Un'armatura che ti fa prendere meno danno è un'armatura di merda. Cioè, non deve proteggerti e basta, non deve farti prendere meno danno. Cioè, come dire, no, ma il dolore lo senti, però un po' meno. Che cazzo vuol dire? Aspettate che mi... Andrea, aspetta che mi curo. Mi mancheranno questi alberi. La madonna, Andrea, ma non è detto che finiamo il gioco. Questa gente. Metti che il dungeon finale dura 4 ore. Sì, siamo solo a metà. Comunque, tranquilli, che sentirete. No, non li taglia gli alberi, ci ho già provato. Sentirete ancora il caratteristico. Con la motosega vorrei provare, sinceramente. Dai, domani mi alleno con la musica di Son of the Forest. Di sfondo. Wow. Con pa tutto il tempo. Dove devo andare, Andrea? Tu sai? Vai, dritto, segue. Lì sulla costa. Sulla costola? Sulla costa. Allora, prima di entrare nel dungeon finale, uccidiamo Virginia. No, ragazzi, quando finisce The Forest non l'abbandoniamo, eh. No, assolutamente, dobbiamo fare ancora il campo e tutto. Semplicemente finiamo la storia, tutto qui. Finiamo poi la ci sarà... storia, poi facciamo qualcosina insieme anche a voi, ragazzi. Esatto, poi seguiremo anche gli aggiornamenti, tranquilli, perché metteranno aggiornamenti... Ovviamente lo vedrete un po' meno, cioè non lo faremo tutti i giorni. Metteranno... Secondo te quanti aggiornamenti faranno? Uno ogni mese? Allora, con The Forest 1 ne facevano uno ogni mese e aggiungevano sempre più roba, tipo la casa galleggiante, le zattere... Io spero ci possa evolvere. Le zattere casa, che galleggiano. Sì, la zattera casa, la roulotte. Allora, dovremmo scendere da qui. Ma dai. Zitta. Bob? No, per me ci uccidiamo e basta, tiro fuori la corda. Ma cazzo, capito, per me ci uccidiamo e basta, tiro fuori la corda. Proprio il primo passo di un suicida. Tiro fuori la corda, guarda. Aspetta che ci provo anch'io, va. Andrea, fai fare a me. No, è impossibile. Aspetta, un'idea. Sono... Oh. Dove minchia l'ha messa sto cretino? Vabbè, io scendo così. Dove? Madonna santa. Scendi, guarda, funziona, segui il flow. Ti sei fatto male, vero? Sì, però, sono vivo. Ma Andrea, io non sono nato pirla, quindi vorrei sinceramente... Ma non riesco, capisci? Cioè, io ci ho provato. Pugno un microfono. Buttati, chi è? Sono io. Vabbè, mi butto, vaffanculo. Minchia. Aspetta, lascio fare al gioco. Mani in alto. Catroio. Mi faccio meno male, effettivamente, con questa armatura, ragazzi. Incredibile. Ha fatto bla. Vai. Vai un cazzo, comunque. È di qua, Andrea? Sì, ma guarda che la mappa la vedi anche tu. E non ce l'ho segnato io il... Dove c'è la roba sulla casa? È sotto la casa il... Dove sei andato? Fin là, Cristo. Vabbè, fin là, ma porco. Aspetta, un'idea, Andrea, fermo. Guarda, vieni da me. Bob. Sì. Quindi proviamo, dai. Finalmente. Ci siamo. Olè. Sì, Andrea. Come si usava, che non mi ricordo. C'è qualcuno che ha fatto capolino dalla... Devi usarlo, molto semplicemente. Salti, schiacci il tasto azione. Funziona, mica mi sto rompendo. Tranquillo, però. Fa parte del divertimento. Oh sì. Superato, guarda. Non lo so, vai. Oddio, vai Bob di merda. Corri, imbecille. No, non funziona sul... Tirati su. Vai sull'acqua, Andrea. Andrea. No, non funziona sull'acqua, non funziona. Sì che funziona. Ma come funziona? Addio! Bellissimo. Le rapide.
Funziona? Cazzo, si funziona. Arrivo. Sono arrivato. C'è un po' di pendenza. Sono arrivato giù. Quanto adoro sta cosa. Ci sei? Eccomi. Sto affogando, ok, ecco, bravo. Fa parte dell'esperienza, via. Mi fa ridere che ogni volta che tu entri in acqua, il tuo personaggio, non so per quale motivo, gli compare addosso la muta da sub. A caso, tutto il set. Perché è pronto? Perché è brondo. Non mi stai prendendo per il culo? Li avete dietro? Ragazzi. Ormai. Ancora qui il villaggio. Ah, uccidiamoli tutti. E andiamo. Aspetta, no, aspetta. Devo prendere l'acqua per il dungeon, Andrea. Mi sono dimenticato. Prendila pure tu, va. Che mi sa che anche tu sei corto di bibite. Di liquidi. Mi sa di sì, Andrea. No, vediamo di capire quanto devo andare lontano dal mare per poter bere quest'acqua qui. In realtà basterebbe qualche metro. No, quindi. Ma in realtà basta proprio fin dove. E là non è salata l'acqua, anche nella vita vera. Olè. A posto. Ah, fatti vedere con l'armatura. Hai dato un bacino, madonna che schifo, sembriamo nudi. Ma è strana, perché è un misto tra un'armatura medievale e una cagata. Eh sì. Non lo so. Chi è? Saziatevi della loro carne. Saziati della sua carne. Andiamo. Dino, più ne cidi, più ne vengono. Buono. È incredibile. Che sembra lo slogan di Pornhub. Robocop. Ecco, è vero, assomiglia a... Com'è Pornhub, scusami? Guarda che ci vuole arte però per fare una roba del genere. Vieni a guardare. Ci vuole inventiva, guarda. Ci vuole creatività. L'intestino gli sgorga dalla bocca. No, credo sia l'intestino. È lì che... no, sì, l'intestino. È una cura di sangue, se vuol dire. Perché gli hanno messo... Ah sì, è vero, gli hanno messo i polmoni sulle spalle. Incredibile. Ovviamente Twitch contestualizza, noi... Non accettiamo questo genere di trattamento, perché io gli avrei anche mozzato la testa. Procediamo. Ok. Qui c'è un bel... Io non capisco perché ogni tanto ci sono sti motori delle barche qua a casa. Vabbè, succede. Che spavento. Muori. Scusami. Hai colpito me, mi hai levato tutta la vita. Era molto sentito quella... Mi sono veramente dispiaciuto, non era quello che volevo fare. Andiamo. Ah sì, il famigeroso il trono a forma di culo. C'è anche del sangue che vola, non deve so. Deve essere che... comodissimo, guarda lì chi c'è. Minchia. Che ha arrotolato, ma che è? Oddio, muori. Non l'ho presa. Tenerissima. No, aspetta, è morta prima che tu la finissi, dai. No, volevo finirla. Ma non c'è soddisfazione così. Erano sadici. Mi siamo proprio i cattivi del gioco. Ma sì, ma è palese, ragazzi. Chi finisce su quest'isola è il cattivo. Gli indigeni alla fine, poverini, ci vanno i cacci loro. Munizioni. Guarda però che cazzo di cultura culinaria hanno. L'intestino arrotolato nei piatti, guarda. Crudo però, hanno scoperto il fuoco. Però a loro piace di più così. Un morso lo mangerei. Dai Andrea, altre 25 km di bagnasciuga e ci siamo. Quel trono mi ricorda molto il cibo base di mucche e pollo. Mangiavano i culi? Sai che non ho... Il cattivone di mucche e pollo. Le balene spiagge. Il diavolo delle super kick. Stavo per dire un'altra cosa incredibile. Era di mucche e pollo. Aspetta Andrea, che stavo rompendo il gioco. Erano di mucche e pollo quel diavolo. Erano di mucche e pollo. Altri da uccidere? Non lo so. Disfa il loro villaggio. Vai, correndo Andrea, fighissimo. I cavalli vengono rubati, i cavalli. E là, che trick. Il diavolo culone, sì, di chi era? Di cos'era? Delle super kick. Delle super kick. No, di mucca e pollo, scusa. Allora, deciditi. Avete sentito, ragazzi? La stanno dito talmente forte che ha superato la velocità del suono. Infatti avete sentito quello che era la frattura della...
dell'aria. Nuota, proprio. Nuota. Che nuota? Io cammino. Cioè, vuoi dire che ho camminato sull'acqua per davvero? Sì, Cristo. Pa, 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 pa. Dino, ma l'apri scatole? Ma penso sia inutile a sto punto, perché potremmo utilizzare tutto, addirittura una balestra per aprire queste cazzo di scatole. Ci sono dei trulli là, guarda. Volendo abbiamo una katana, sai com'è, però a quanto pare se non abbiamo l'apri scatole... Niente, pa, 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 pa. Il boom sonico, grazie, non mi veniva il nome, grazie. Graceland, grazie mille, Rotoballa. Ci sono anche dei trulli là, li hai visti? Pivo, ciao bestiaccia. Dove i trulli, sti cazzo? Fammi vedere sti trulli, va, se no va avanti no, in, no, per metà delle, live. Hai visto i trulli, guarda. Erano delle rocce. Incredibile, avete visto? Erano delle rocce. Un menzognere, cerca attenzioni, ragazzi. La gente così dovete coccolarla, abbracciarla a voi. E dirgli andrà tutto bene, ma mi dispiace. Mento. In tutto ciò, dove cazzo è il bunker? Qua. Figa, non ce la faccio più se ti sento dire qua ancora una volta e per un'altra ora dobbiamo camminare. Finila, smetta. Mica sembra di fare le bellissime passeggiate post pranzo con i parenti. Ma sì, una passeggiata, siamo arrivati. No, ma sì, adesso 10 minuti ancora, 4 ore siamo ancora lì a camminare. I miei parenti collasciavano. Sì, sì, io non so, l'esodo a una certa bisognava alzarsi e andare. Ma dove? Per andare dove? Per sto cazzo di gelato digestivo. 5 chilometri. Ma siete fuori di testa. Siamo arrivati, sei contento? C'è pure la casa vecchia. Dio santo, Dio. Così. Cosa? Eccoci, salviamo. Olè. Salvini. Ragazzi, qui è la fine di tutto. L'inizio. Bello. Andiamo. Questo lag. Comunque. Questo lag è caratteristico. Apri, apri. Passare? C'è una... Non si può. Bene, abbiamo finito il gioco. Abbiamo finito il gioco. Abbiamo finito il gioco, ragazzi. Questo è il finale del gioco. Oh. Andrea, non aprire il menu perché c'è un bug e sembra che sia giorno. C'è vero, che non lo so. Prendiamoci un po' di Molotov. Aspetta, fammi bere. Molotov. Molotov. Io devo mangiare una... Ma quanta poca acqua ci dà adesso? Scusami, perché? Ah no, me l'ha data tutta, cretino. Ho sbagliato io. Ho confuso l'indicatore. Poi mi mangerei un High Explosive panetto di C4, perché secondo me è molto proteico. E condito con dei pallettoni. Rotte in carne, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, l'ho capito adesso cosa servono le monete nella bomba temporizzata. Minchia, che schifo. A me verrà il diabete dopo sta... Cioè, il mio personaggio c'ha il diabete, non fa altro che mangiare. Ci sono buggati i cereali in mano, ti vedo con i cereali in mano. No, ma ce li avevo in mano. Sì, ce li hai ancora. Non però, ce li ho in mano, Andrea. Però io li vedo. Fammi uno screenshot, non mi fido di te. Aspetta, girati. Che cazzo è sta roba? No, adesso ce li lascia come prima. Ho la katana in mano. Ma c'hai pure l'ascia. Andrea, sotto. Smettila, non. Te lo giuro. Veramente, non mi sto divertendo. Te lo giuro. Ma che cazzo? Vuoi delle prove? Delle prove. Oh no, qua c'è da notare, No. Niente, dobbiamo andare di là, Andrea. Nastro adesivo, qua. Perché del nastro adesivo dovremmo trovare nel dungeon finale? Ma se un deficiente per puro errore arriva al 17° bunker da sopra, proprio... se la fa a piedi fino a qua ed esplora questo bunker. Ma che ci fa entrare senza tessere? Ah no, hai ragione, bravo, ecco, infatti, questa è la risposta. Non può perché gli serve comunque la tessera, quindi per forza deve esplorare l'isola. Bravo. Hai spiegato la meccanica di gioco. Bravo un cazzo. Qui che c'è scritto? Hall of War. Attenzione. Guarda, c'è un coniglio malvagio in centro a sta stanza. Ma è inquietante, ma che cazzo? Che è? È una bomba, Andrea, non ti avvicinare. Una bomba. È palese. Ma sono proprio un coniglio abbraccia tutti. Perché è lì? Non lo so, non mi fido. Una bomba. È una bomba, è fuori contesto, quindi è una bomba. Sì, io una volta vi giuro. Allora, ma non è neanche successo tanto tempo fa. Mentre ero al supermercato, una persona lascia uno zaino proprio davanti ai miei piedi e se ne va. La prima cosa che ho pensato, sto per morire. È un attentato. E ragazzi, non c'è una spiegazione logica. Chi cazzo è che lascia le proprie cose in mezzo a una piazza con altre persone e si fida, lasciarla lì e se ne va? Perché te l'ha lasciato? Quella è una bomba al nervino, una bomba termobarica. Aspetta che combino le batterie, che ricarico la mia torcia, aspetta. Devo bere nella vita vera, aspetta. Ho sbagliato. No, non ha fatto il pa 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 pa. Che gioco di merda.
fatto venire sete. Vabbè, bevo anch'io allora, fanculo, sì. L'ho fatto venire sete. Il coniglio bomba. Devo bere ancora. Ah, dite che era un video di YouTube? Mi stavano perculando, era uno scherzo? Minchia, che scherzo goliardico. Una di quelle minchiate che fanno i The Show? Sì, rischi di far partire una crisi di panico in un luogo pubblico, di far morire delle persone. Io prendevo la più grande zucchina che c'era e iniziavo a fare una strage di vegetali, ovviamente. Si intende. Perché allora, penso che le zucchine possano essere usate come oggetti contundenti. Vieni, ci sono due strade. Permesso. Wet floor, cioè wet floor. Beh, però sono... Allora, io passo prima qua a destra. Andrea, c'è Dio. Vediamo Dio. No, ma capito. Secondo me qua ci Dio va avanti. Qua ci va avanti, andiamo di là un attimo. Sì, andiamo di là, Andrea, qui si va avanti. Adesso scivolo sul wet floor e moriamo. Mi sa che si va avanti di qua, Andrea. Ci va avanti anche di qua. No, mi sa che si va avanti di qua proprio. Quindi andiamo prima avanti di là. Il dubbio. Guarda due imbecilli, due scimmie che si approcciano a un gioco. Non sappiamo più che fare. È brutto essere indecisi nella vita comunque, ragazzi. Cosa c'è di qua? Che cazzo è sto posto? Ma che è? Siamo noi? Siamo in campo da golf. Ah, ma è la stanza di Virginia o sbaglio? Sì. Ma che cazzo? Sai da cosa si vede che è la stanza di Virginia? Questa qua non è mica la sbarra per la roba di danza? Sì. Non è mica una ballerina? Sì, cioè, vedi, ci sono pure le scarpe da ragazzi, ballerina. Ragazzi, va bene, beh, adesso lo sapete. Mi sono dedicato 2 anni al balletto. Dov'è la sua biancheria che ci devo fare una cosa? Eh? Qua. Dov'è la sua biancheria di Virginia? Qua dietro? Sì, vai, non ti guardo. Non si sente niente, sembra che stai... morendo. Sto assaggiando. Ma c'è qualcosa qua dietro? Sto assaggiando. Con una katana in mano. Beh, assaggia pure. Guarda, tu. Qua c'è il portapiedini, guarda. Non ho capito sta cosa che lei... Ci sono due portapiedini. Il portapiedi, vediamo il portapiedi. Qua è il portapiedi, qua. Eccolo. Beh, anche questo, aspetta. Ma che schifo, nel senso, cioè, immaginate l'odore veramente. Sono soddisfatto. Buono, perfetto. Dormiamo nel letto di Virginia, già ci siamo. Vabbè, questo te lo concedo, sì, dai. Vieni. Possiamo dormire nel letto di Virginia. Vabbè, è comodo, d'altronde. Mi piace soprattutto l'idea di dormire con la luce flashata e sparata in faccia. Quando usciamo glielo diciamo, abbiamo dormito a cucchiaio nel tuo letto, fai Z, vai. Pa. Però io non ho mai capito sta scena, ragazzi. Perché il maniaco di turno nei film oppure appunto nelle live Twitch deve annusare la roba da... Come da, il maniaco di turno nelle Twitch? Cioè, per un attimo ho detto, che cazzo di film è? Un film che parla di te. Era ironico, parlavo di me, appunto. Perché dovremmo annusare la roba dalle cassettiere quando è pulita? Bisognerebbe annusare la roba... Che ha fermentato, no? Perché il vissuto, il... No, ma io se annuso la mia roba nella cassettiera c'ha di ammorbidente, di frutta italiana. Attenzione, un'ostrica! Rotten pesce, ecco che di cosa dovrebbe sapere, rotten pesce. Lo vuoi un po' di rotten pesce? Perché non posso aprire la sacca di pelle? Sono pieno, l'inventario pieno? No, non mi serve il rotten pesce. Usiamolo però come ciabatta. Immagina di infilare il piede dentro la bocca del pesce e usarlo come ciabatta. Che cazzo sta facendo? Pure il pesce. Basta però. Cioè, ha un rapporto col cibo malato. Dai, procediamo. Perché i piedi sono cibo. Pezzo di bacon. È un insulto. Vabbè, bello però qui. Quindi abbiamo trovato la stanza di Virginia, ma vuol dire che la studiavano Virginia, perché c'era tipo un vetro tipo degli interrogatori vicino alla roba, alla sbarra di danza, l'hai visto? Mica sei un maiale. No, era una normalissima stanza con uno specchio per potersi guardare mentre ci si allena. Questo vuol dire che la spiavano. Tu sei uno cazzo di complottista. Tu sei uno di quelli che va a toccare gli specchi del cesso per capire se dall'altra parte c'è qualcuno. Ma come cazzo si fa a vivere nella paura così? Comunque sì, c'è sempre qualcuno. Ci siete voi che vi state guardando, riflessi maniaci, megalomani che non siete altro. Ci sono mille strade. Cosa vuoi pensare di te?
Tuo padre era un maiale. Mio padre era un grand'uomo. Ma sta placca che non ho scritto niente? È la storia della mia vita. Che bello sto pezzo. Cazzo, però se mi cita P.O. di Star Wars. Guarda Ikea. Aspetta, tre minuti, ti prego, guarda. Fai andare e metti con la katana in mano. Cita P.O. Aspetta, è vero. Verissimo, ragazzi. Cioè, ragazzi, di che cazzo stiamo parlando? Incredibile. Comunque sembra l'Ikea sto pezzo, dimmi di no. Dov'è la cipolla da mettere dentro gli hot dog? Abbiamo il vestito, pigiama collected, subito. Ottimo. Altro aspetta, che no, è la musica del gioco. Sì. Sì. Che c'è scritto qua? Rescued. Ah, ok, sì. Ho messo il pigiama, come sono conciato. Aspetta. Andrea, sei un capolavoro. Se mettesse giusto cazzo di libro, due ore, guarda, manco lo legge, guarda, come fa come me, guarda le immagini. Mettilo guarda giù, figli. Ma Andrea, c'hai l'ascia che sbuca, vabbè. Lo so, anche sei tu, tirato anche l'ascia tu, sulla faccia. Anche tu, c'hai questo quadro. Mettiti il pigiama. No, Andrea, non ti darò questa soddisfazione. Ma tu sei vestito di... Che cazzo? Che materiale è, ragazzi? Mi rimetto l'armatura. No, infatti, tiriamoci sull'armatura che non si sa mai che dalle pareti esce qualcosa. Ho fame, aspetta che mangio una razione. Bello, carino, questo richiamo alla foresta. Cazzo, ma c'avevano il cinema in casa, questo. Che erano ricchi. Guarda, bello sto lampadario. Bello, lo voglio anch'io di design. Minchia. Ma potrebbe essere magari uno spoilerino di quello che stanno per fare? Magari un gioco sull'acqua? Subnautica. Acqua. Beh, se io chiamerei un gioco in acqua chiamato Acqua. Ah, c'è il fucile, c'è la doppietta. Ah no, un altro fucile a pompa. Siamo ricchi, Andrea. Cazzo me ne frega la doppietta. Guarda che roba. Un altro fucile a pompa quello. Prendi tu, ci sta palesemente riempiendo di roba in sto gioco, prima della boss fight finale. Vuoi fare un po' di panetto collected qua? No, abbiamo già tutto, Andrea. Ho okay. Veramente. Se vuoi possiamo fare un po' di C4. No, ce l'ho già, io ce l'ho tutto. Ma io non ho le monete per il C4, sai perché? Perché più che altro non so più che cazzo fino hanno fatto le monete nell'inventario. No, te lo dico subito, sono in alto vicino all'arco di fortuna, sotto la come maschera d'oro. Perché sono lì? Le ho viste. Non lo so. Allora, faccio un po' di panetti di C4, Che cazzo serve? Ma rave in sottofondo. Monete. E poi, cos'altro? Filo, scotch, scheda grafica e orologio. Ok, questo c'è. Facciamone un'altra. Questa musica mi sta dando fastidio. E poi cos'altro serve? Questo. Allora, dove dobbiamo andare però? Ci sono diversi livelli di papà pa, perché che il primo è bello il cammino ad aspirazione, guarda. Minchia, senti che virtuosismo con questa musica cammino, elettrica. A te piace il cammino. Tutti quelli quando stavo facendo le mie case su The Sims mi dicevano tutti "Ma il cammino è da vecchi". No, è bello il cammino, perché? Il cammino è bellissimo. Per alcuni è da vecchi il cammino. Capiscono un cazzo. Lo so. Ok, allora mettiamo a 8 le bombe poi. C4. Via. Allora, Andrea, qualsiasi nemico ci sia, fidati di me. Lanciamogli addosso tutte le granate, le molotov e la roba che abbiamo racimolato. Quindi tiro fuori il fucile a pompa. Non mi interessa cosa tiri fuori, Andrea. Basta che sia funzionale. Allora, 6 molotov. Cioè, non è un nome in codice. 6 per la molotov. 6 molotov. 7 per le granate. Aspetta, dove sono? 7 per le granate, 8 per i panetti da bomba, la bomba temporizzata, e poi io direi che ci siamo. Poi non è mai temporizzata. 5 per il pompa, 2 per la pistola. Ah, ho trovato questa qua è la camera da letto del CEO, guarda. La katana farei 1 a sto punto, che almeno siamo più preparati. E via. Vieni, guarda la camera da letto del CEO. Vedi, sai da cosa si evince? Salva. Abbiamo dormito sul letto presidenziale. Però vedi, solo sul letto di Virginia potevano dormire. Perché in questo no? Perché abbiamo già dormito. Forse adesso è giorno e non ce lo conta. Niente, gli ho smontato ogni credo. No, ho smontato la lore del gioco con un novità. Vieni, che hanno uso anche i gessati del CEO. Basta. Che è sta roba?
L'odore del successo. Crosses burn demons. Ah, le croci bruciano i demoni. Ah, prendono fuoco con, le con la croce. Minchia, ma equipaggiamola subito. Ma come, scusa? Ma dircelo prima. Ma che cazzo, ma perché non ci dite ste robe, ragazzi? Anziché spoilerarsi in metà di gioco, non ci dite che le croci bruciano i demoni. Va bene, chi spacca? Chi spacca? Vieni, vieni qua. Chi spacca che? Hanno già spaccato qua. No, no, non è spaccato. Ah, non si può, Andrea. È un'illusione. Vieni qua, C3PO, andiamo avanti. Che cazzo dobbiamo andare di qua? C'è un buco nel... La Brundelps. Ho paura. No, ci siamo. Ma è il cubo? È il cubo, è il cubo. Perderò un braccio per sta stronzata. Fallo, fallo. Olè. Mi metto Stargate. Stargate, che bello. Adesso me lo riguardo, vaffanculo. Ma, scusami, l'arma? Ok. Ah, la grotta. Qui dietro il bagno del CEO. La grotta, Andrea, sembra veramente una malattia trasmissibile sessualmente, cazzo. La grotta. Porca troia. Non mi vibra più il fucile. Ehi, ma va a cagare, te. La lava, c'è la lava, Andrea, troveremo anche i diamanti. I diamanti. Ma fa danno, secondo te? Ci provai? Ma vedi te. Io poi lo faccio per la scienza, guarda. Ti fai una doccia? Non fa... Aia! Ah, ah! Fallo anche tu, vai. No, no, non sono un deficiente, mi faccio uno shampoo con il magma fuso, Andrea, perché l'ho già provato, questo è il risultato. È sfoliante, secondo me. C'è una di quelle be... Che cazzo! Tira fuori la croce? Allora, io lo tengo, eh. Ma va a cagare. L'ho ucciso, niente, croce, non serve più. Ma possiamo metterci un'armatura sull'armatura? La croce quindi è una degli item più importanti del gioco in questo pezzo. Mi sa di sì. Se veramente... Mica che culo avevamo fatto a trovarla, allora. Aspetta, io ce l'ho la croce, comunque. Tu fai luce. Sì, 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 io illumino le tenebre, tu... Io li esorcizzo. Tu gli porti loro la redenzione. Sta per uscire un nuovo film con... Russell Crowe che fa l'esorcista. Io me lo immagino così, col fucile a pompa, con la torcia e... Vai, scenda, scenda. E in mano il crocifisso. Amen. Cos'è qua? La fine. The hand. The hand, la mano. The hand. La hand è muta. In sostanza. Non ci... Andrea, non funziona. T'ho già sgamato. T'ho sgamato. Basta. T'ho visto. Volevo fare, la Vemus Papa. Ma come facciamo a passare di qua? Vai, vai, tu. Passando. Vai. C'è una cassa qui. L'apriamo? Vai, aprila tu, faccio io. Ma che spara, aspetta. Ah, una corda, giustamente, per andare al di là. Buttati. Minchia. Non vedo un cazzo. Belli. Dei rotten corpi. Qualcuno di questi si... Belli, gli scheletri sono proprio simpatici, qualcuno gli scheletri. Qualcuno ci abbraccerà. Sì, è vero. Sono simpaticissimi gli scheletri, non so come definirla. Ti medesimi? Sì, sì. C'è un... C'era un... C'è una bestia, È pieno zeppo di creature. Ok, ok, provo a darle fuoco alla croce. Sono lontani però, Andrea. È pieno, ma quanti cazzo sono? Nuotano nella lava, guarda. Sì, non si fanno niente... Ah, ecco perché hanno quella sorta di trampoli al posto delle zampe. Permettono di camminare su sto... Quindi si mutano... Si mutano l'inferno. Anche in base alla... Alla situazione. Okay, io c'ho la croce. Aspetta, però, fammi usare qualcosa. Ce l'ho la... Ok, sì, ce l'ho la balestra. Ok, ha preso fuoco. Ha preso fuoco? Sì, sì. Cioè, quindi fammi capire, il fuoco non gli fa un cazzo? No, gli esorcizzo. La lava non gli fa niente, ma prendono fuoco per una croce, per la croce? Guarda. Non riesco a colpirle. Ma andiamo con le maniere forti, fanculo la religione. Ma Andrea, attenzione, perché se sprechiamo le munizioni poi c'è un nemico potente. Un nemico potente. Vai, aspetta. Dai che ricarico. Figa, t'ho preso? No. Meno male. Perché tu veramente ti stavo per fare un piercing con un dardo da balestra. Sto uccidendo, ma veramente... Ah! Deficiente, deficiente. Pare che soffrino. Fischiano. Ma che belli che sono.
Illumina. Ti attaccano coi piedi, guarda. È morto. Mica è morto malissimo. Con stile. Non posso più riprendere ciò che è mio. La freccia la posso prendere, ce l'avevo infilata nel pube tantissimo. Uccidi, per favore, gentilissimo, grazie. Figa, odio quando camminano quatti quatti e poi ti uccidono. Ma dov'è? L'ho ucciso, Andrea, urlandogli addosso. Ma non è vero. È una strategia la mia, ragazzi. Aspetta che faccio una cosa. Ce n'è un altro, attento, Andrea. Figa. Oh, vedi, ora sì. Però sono fatti molto bene, eh. Mi piacerebbe studiarli prima di ucciderli, per capire come sono fatti per bene. Gli hai visto come attaccano? Attaccano tipo scorpioni coi piedi, verso l'alto. Non hai visto loro? No, non ho visto che... No, a me hanno attaccato con le braccia, se si possono definire tali. Per adesso, poi non so, cazzo. Allora... Come faccio da raggiungerti? Mica, ma mi fai domande del cazzo, c'è la strada, no? How? Dobbiamo vedere, rifarsi tutta la filmografia di Jackie Chan. Io... Jackie Chan è proprio un bell'uomo, cazzo. E qua cosa abbiamo? Stiamo arrivando in Cina, effettivamente. Devo starlo dire. Nevada. Scusate. Excuse me. Grazie. Excuse me. Hello. Mi sono... Allora, è successa una cosa dolorosissima. No, non vado avanti perché la devo spiegare. Mi sono schiacciato il mignolo con il peso della sedia sulla quale sono seduto, con la rotella della sedia da gaming sulla quale sono seduto. La sedia della Secret Lab, che pesa due volte una sedia normale, perché è una sedia importante. Cioè, non è una sedia mi normale. Sono schiacciato il mignolo. Il dolore che sto provando è due volte tanto, perché non è una sedia normale. Quindi. Vedi. Quindi se volete rompervi i mignoli, comprate anche voi le sedie della Secret Lab. Do it. Ma che cazzo è? Dark Souls? L'inferno diventa. Beh, allora, c'è da dire che non si vede un cazzo stranamente, ma c'è la lava. Quindi. Ma se usiamo il Bob? Sì, sulla lava. Potrebbe essere un'idea. Si scioglie. Sai che non lo so. Senti, Andrea, facciamo una bella roba. Sbattiamocene, scendiamo. Se c'è qualcuno, gli spariamo. Vai. Non vedo nemici. Cani, nemici, una. Ma qual è la storia? Scusatemi, perché l'uno aveva più che altro un senso. La storia è che c'è questo artefatto qui che ha fatto impazzire tutti, dovendo il cubo, dovendo trovarlo. Sembra una roba spirituale, perché se con le croci li bruciamo, quindi è proprio una roba tipo demoniaca a sto punto. Tipo infernale. Ma si stanno... Ma va! Dov'è? L'ho ucciso. Da calmo, sta buono. Attento! Ora è morto. Mi sento badass a 90.000 questo fucile in mano. Altro che crocifisso. Siamo un po' inculati se ci attaccano. Vai. Devono passare sul mio corpo. Vai. Ok, vai, fai luce che non vedo un cazzo. Attenzione. Olè. Però sono molto deboli, No, ma secondo me siamo forti. Vediamo come attacca. Vabbè, però se non mi attacca, se gli sparo a una certa. Sì. Procediamo. Vabbè, l'armatura è comunque fabbroso. Procediamo. Ma tanto che gliela frega a fare, Andrea, se abbiamo l'armatura devastante. Che c'è scritto qui? Email collected, attenzione, cube activates every 8 cycle. Ah, il cubo si attiva ogni 8 cicli. No, minchia, non dirmi che mo dobbiamo... Ma autocicli in che senso? Non lo so, dobbiamo aspettare? Quelli a lavaggio veloce. No, penso che il ciclo si ripete ogni tot. Grazie, c'è scritto. Ma allora devi stare veramente calmo. Ma minchia, ma mi dici quello che ho appena letto? Cazzo, dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa che non so. Come l'hanno appeso sto poveraccio? Per guarda. Le palle. Perché lì no, poi muori un po' contrito. È proprio lui, ha appeso testa in giù. Era lui. Lui, anzi. Ok, ci siamo.
qui c'è una... C'è... Vabbè, fai tu, va. Fanculo. Aspetta che voglio cambiare i pallet... Cartucce? Pallet cartucce. One. Olè. Tanto ne ho 14.000. Quanto cosa cazzo è grande sto dungeon? È l'ultimo. Quanti, quanti morti appesi? Gli appesi. Senti, andiamo veloci, Andrea, va, corri. Bellissimo, ma che effetto. C'è uno della SWAT, guarda. Attenzione, si apre. Quelle non sono staragmiti, ragazzi, sono... Se c'è la zampe di bestia. Montagna, se c'è la fica della attenzione, montagna... Attenzione, cosa c'è scritto qua? Stay in the cube, stai nel cubo. L'altro out cosa c'è scritto? Demonia, c'è scritto. Out demonia. Out okay. Demonia. Quindi la lore di questo The Forest è che è un elemento demoniaco. Figa, no, no, Andrea, qua mi sono cagato addosso troppo. No, 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 no. No. L'ho visto. Puttana vacca. Che corcio addosso magro e alto. Minchia. Mi è piaciuto. Così che ho conosciuto Wutan. In una caverna. Sì. Porca troia. Bevi sta cazzo di acqua, sennò veramente tiro su un po' di lava. Oggi mi stava salendo Wutan durante la storia su Instagram. Minchia, no, aspetta un attimo che Andrea non vedo. Non pa 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 pa. Da film horror. Posso bermi una Molotov? Andrea, che c'è? Sto guardando. Ma che ogni tanto ti zittisci, si capisce. Però sto guardando la texture della lava. Guarda quanto è ipnotica. Guarda, mi stavo prendendo. Guarda. Vedi? E niente, è andato. È andato, ragazzi. Minchia. L'abbiamo perso. Sembra che sono passati 2000 anni, vero? Sono passati 2000 anni, vero? Ho vissuto un'altra vita di 50 anni, sì. Effettivamente. Minchia, di distruttiva sta roba. Tipo l'episodio dove Rick è morto, dove Rick fa provare a morti quella roba lì che lo fa medesimare una nuova vita, e per tutto l'episodio morto. E anche nell'altra vita faceva gli streamer, proprio Non si ricorda neanche che cazzo è. Qua? Cazzo. E anche nell'altra vita, dove facevano gli streamer, la gente ci chiedeva che lavoro fai? No, ci chiedeva mai Volnan? Sì, sì, beh, quello direttamente le nostre madri. Il dottore, appena partoriti, appena... Dio! Questo è grosso! No, è andato. Ma è morto comunque. È morto comunque. Hai fame e sete. Tu non c'è nessuno per dirmi cosa devo fare. Bravo, ditelo al vostro stomaco, ragazzi. Il vostro corpo deve essere succube della vostra mente. Mi raccomando. Avete sete? Beh, ditegli no. E voi smetterete di avere sete. Bevo perché voglio, non perché me lo stai dicendo. Ho sentito bisbigliare qualcosa, Andrea. No, era la mia lattina, tranquillo. Ah, era quel... ok. Era la lattina. Ma è enorme sto dungeon. Sì, non finisce più. Francamente un po è un po' tutto uguale. Devo essere sincero, è un po' moscio. Ma secondo me è perché manca roba che devono aggiungere. Sì, perché non può essere un dungeon finale questo. Non c'è un cazzo. Non c'è ancora la luce. No, ma la luce penso che sia cioè l'effetto della lava sia la luce. Che cazzo stai dicendo? No, la luce è la lava. Eccoli, sono 20. La croce, ragazzi, non serve una minchia, quindi... Uso una granata. Pa 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 pa. Credo abbia funzionato un po'. Procediamo. Morti. Minchia, non finisce più, Andrea. Ma che roba, figa. No, però, ragazzi. È l'inferno. No, che qua non vorrei che sprechiamo tutte le risorse che abbiamo. Io lo sto sprecando tutte le risorse nell'inventario. Ma stai tranquillo. Ma goditela, goditela. Insomma, goditi il viaggio. Adesso esce uno di quei draghi di lava di Elden Ring. Che cazzo sto guardando là in fondo? E i Wyrm. Ah, ci sono normali indigeni. Normali loro. Più o meno. Ah no, sono sempre ste bestie qua. I cani. The Cane. Minchia, c'ho dei riflessi, cazzo. Dietro. Ti ho salvato. Vai, vai, vai. Oh, non muore. Che cazzo sono? Non ho munizioni, Andrea. La katana. La katana. Okay, non andare nella lava.
Muori! Ah! Bomba! Hai lanciato la bomba, lanciala! Sì, sì, l'ho lanciata, boom, boom! Non è che devi dirgli boom, eh? Minchia. Minchia, ma male che avevamo quell'armatura, comunque. Sì, no, beh, effettivamente ci, ci ha protetto un bel po', effettivamente. Però io adesso ho un altro problema. Non ho... munizioni, ok. Ma posso scegliere anche le munizioni per la pistola? La pistola. No, la pistola ne è solo, un tipo. Stanno arrivando. Arrivano. I saw it. Eccoli. Ah, ecco la posa che fa. Te l'ho detto. Che schifo. Scorpione, sono arrivati più duro o sbaglio? Ma sei deficiente? No, scusa, perché volevo fare R. Non riesco. Ok. T. Non devi premere il tasto T. Se guardi bene la T è di fianco alla R. Mi sbaglio, capito? Mi sbaglio. Se guardi bene. Se noterete. Se alla vostra sinistra. Se notate. Dov'è? Con un po' d'attenzione potete notare che... Ma basta urlare nelle mie orecchie. Pain. Allora qua c'è un deposito con... Ma abbiamo sbagliato strada, vero? No. Al cinema. Ma abbiamo sbagliato strada al cinema? No, guarda. A posto. Cioè ho sguazzato nella lava, ma non... se lo fai abbastanza in fretta non succede niente. Ci siamo, Andrea, qua. Sei dietro? Non è vero? C'è là. Ah, è là. Si fa una passeggiata. Wutan, te l'ho detto. Basta, oh. Addio. Basta. Dai, vai. Vai, nella aspetta. Vecchia ha fatto che non c'entra nulla, però. Aspetta che c'è qualcosa. Venga, forse venga. Non vedo niente. Ah, guarda chi c'è. Chi? Kevin. Era lui fin dall'inizio. Twist. Beh, incredibile. Sarebbe un twist. Un twist che mi dimentichi. Cioè, non me lo dimenticherei mai con sul letto. Attenzione. Di pa, 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 pa. Cutscene, cutscene. Oh, c'è veramente. C'è Timmy? No, ma è veramente Kevin? Chi cazzo è? No, è Timmy. È Timmy? Timmy? Che, ma chi sono? È ma che così? Chi era l'altro? Ma chi gente, gente è? Gente a caso. Forse gli altri, quelli dell'altro elicottero. Abbiamo 13 secondi. Che cazzo succede? Siamo dentro il cubo, siamo salvi. La. Che cazzo succede, Andrea? Wow, i miei tripidacidi. Ma chi è questo? Bene, è partito un concerto dei... Ma che cazzo? The Ring. Kevin, ma c'è Kevin! C'è Kevin a sinistra! Quella è la destra, Andrea. Buonanotte. Bellissimo, veramente. Ma che cazzo vuol dire? È l'uomo. Ma perché sembra Dynamo il Timmy? Da grande. Cos'era? Wow. Ma cosa cazzo significa, scusami? Comunque è Kevin questo qua, qui nella visuale, guardalo bene. Bene. Quello sei tu, Andrea, o è Kevin? No, è Kevin. E quindi? Non ho capito un cazzo. Vabbè, abbiamo visto l'inferno. Ce l'abbiamo fatta, si torna a casa. Il gioco. È incredibile. Il padre era ancora vivo. Mamma mia, sembra pubblicità di un deodorante, sto godendo. Quindi è veramente Timmy. Possiamo andarcene? Sì. Odin, ti vedo. Kevin, no, non possiamo lasciare Kevin. Aspetta, ma cosa cazzo è sta roba? Il nostro zaino? Ah, forse potevamo scegliere se... Fights Demons. Forse possiamo... Possiamo scegliere se tornare o no, Andrea. Mi sa che abbiamo scelto di non tornare. Finiamo il abbiamo gioco, scelto no? Di non tornare. Potevamo tornare a casa. Siamo dei deficienti. Ho sbagliato. Ho sbagliato, fermi. Rimaniamo no! Con Kevin. Ma porca Kevin di quella. Non ci lascio. No, cosa cazzo saluti? Arrivederla, ci hanno abbandonato. Arrivederla. Vabbè, abbiamo scelto di rimanere sull'isola. Quanto manca?
alla fine della live. Ma mi ha lasciato qua con te. Quanto manca? Non poteva lasciare il corpo di Kevin qui. Ma Kevin è morto, Andrea, un ricordo. Ve lo meritate. Guarda l'elicottero che ce ne va. Saluta. Tra l'altro non so perché con l'elicottero stiano nuotando, potrebbero volare in cielo, invece vanno a raso acqua, così il primo squalo che starnutisce li fa cadere. Vabbè, su un'altra isola e si ricomincia da capo. Adesso possiamo continuare a esplorare. Perché? Aspetta, no, sfoghiamoci qui a bordo piscina. No, allora, ma per favore. Guarda, no, Andrea, possiamo seguirli, vai. Fidati. Vai. Vai. Che cazzo è stato? No, gli squali, Andrea! Ma morso uno squalo, Andrea! Vieni, vieni, aiutami! Vieni. Tirami su! Sali! Non posso sentire... Andrea! Merda, merda! La costa! Cristo! Qui c'è una scala, qui c'è Dov'è? Una scala, qui c'è una scala. Non sale! Non sa... Sali! Sali! Aiuto! E niente, rimani lì. È untissima l'acqua, tra l'altro. Rodi. Esci. Un salmone, i salmoni mi stanno credendo. Ok, sono salvo. Vabbè, abbiamo finito il gioco. Dicevi. Io direi di fare una cosa, Andrea. Non salviamo. Andiamo a Kevin. Non salviamo, fidati. La prossima volta proviamo a finirlo col finale. Ah, con. Perché secondo me c'è un finale nascosto. C'è un altro finale. Se saliamo sull'elicottero, secondo me succede qualcos'altro. Secondo me ritorniamo sull'isola. Quanto ci scommetti? Che buttano giù l'elicottero di nuovo. Ma è ovvio che ricadiamo sull'isola e ci risvegliamo da qualche altra parte. Non lo so, vedremo. Ma adesso, ragazzi. Poi non potevamo abbandonare Virginia. Per adesso chiudiamo. Tanto abbiamo salvato prima del dungeon. E vediamo un po'. Ma fammi capire un attimo. Ma quindi. Che cazzo era quel mondo parallelo, non lo alieno? So, sembrava l'inferno, sembra. Boh, uscirà. Cos'era secondo voi, ragazzi? Ci saranno sicuramente video di 50 minuti dove spiegheranno la lore di The Forest. Non ho la minima idea di che cosa abbiamo visto. Figo però. Quindi la mutazione è legata a questo cubo, che Origine è un artefatto... Aliena demoniaca. Origine aliena / demoniaca. Allora, demoniaca perché se servono le croci. Ma è scritto proprio così sul loro passaporto, c'è scritto questo. Sull'istruzione. Era il live dei Pink Floyd, perfetto. Il cubo lo ha esorcizzato. Chi? Ah, ok, quindi il cubo ha tirato fuori da Timmy il mostro, che era quella schifezza lì. Ma non l'abbiamo... Ma Timmy è sempre posseduto, fatemi capire. Io secondo me sì, teoricamente sì. Poi non lo so, ma io che cazzo ne so, scusa. Si sente la musica di sfondo, ragazzi? Non ho capito niente più o meno neanche ragazzi, io. Si capirà secondo col tempo. Me è perché abbiamo anche poca... non è ancora completo il gioco, è ancora un early access e quindi ancora non hanno messo tutto. Buonanotte a chi sta andando, bestiacce nel mentre. Allora, vi ricordo, prima di andare via, per chi sta andando via, che domani alle 21.30 c'è... E succhia. Questo è quello che volete da Twitch. Allora, se scrivete live in chat, tipo se scrivete live, viene fuori l'orario. Se non Bravissimo. Sbaglio. Vero? C'è. Quindi domani c'è... Someday we will return. Someday I will return. È un gioco horror... Ok, nuovo. Vedrete. Ah, ho capito qual è quello lì. Ma probabilmente continueremo Night at the Gate of Hell, credo. Non lo so, devo vedere. No? È perché io mi aspettavo finisse prima Night at the Gate of Hell. Vabbè, vediamo. Rimanete sintonizzati domani mattina, ragazzi, come al solito sui social. Night at the Gate of Hell è venerdì, cretino. È venerdì, ok. Vabbè, comunque, rimanete sui social così vedete le nuove la programmazione giornaliera. E non... No, ragazzi, dovete scrivere live, punto esclamativo, non live e basta. E niente, poi, vabbè, ovviamente, per chi è di TikTok andate su Instagram, per chi è di Instagram andate su TikTok. Vi ricordo che è essenziale, bestiace, per avere il 100% della nostra, del nostro servizio. YouTube, tutti i social in generale. Iscrivetevi dove cazzo potete, spargete il verbo Coop TV, che male non fa, e buona. Detto ciò... Vuoi parlare di l'evento Microsoft. Microsoft. Esattamente a 1:20 del pomeriggio, perché insomma c'è chi neanche ha pranzato a quell'ora, noi abbiamo già pranzato da un'ora.
per l'esattezza. Ci incamminiamo verso la macchina. Quando io mi ricordo, quando io mi ricordo che non mi ricordo più dove cazzo è finita la macchina. Perciò, in completo ritardo, cerchiamo per 10 minuti la macchina nel quartiere. E lui parcheggia, ma non ci ricorda dove parcheggia. Come ogni cristiano di questa terra. Perché, vabbè, cagare, perché uno è costretto a ricordarsi dove parcheggiare. Ecco perché il nuovo dispositivo Coop TV integrato con il vostro mazzo di chiave, che voi lo premete e magicamente con un bel vi indica dove è la vostra autovettura. Comunque, non trovata la macchina, ci incamminiamo perché la macchina è senza benzina, quindi ci andiamo a piedi, incredibile. E ci arriviamo in meno tempo che in macchina, perché questo è il mistero di Milano. Milano, per muoverti non devi usare la macchina, ragazzi, dovete usare i mezzi, oppure andate a piedi o monopattino munito di Maranza che lo traina, perché è sempre così, c'è sempre, tu ti metti, abbracci il Maranza e Maranza ti porta in giro col monopattino. Adesso c'è questo servizio qua, perché si sta abbracciati, lui guida, tu stai dietro, e questo infatti ci siamo mossi così in branco di 12 verso quella che era l'edificio della Microsoft, che non ci credete, ma l'edificio della Microsoft è ubicato a fianco a quella che è la cripta del Duomo. Cioè c'è il Duomo, la cripta. A sinistra della cripta c'è l'edificio della Microsoft, incredibile. C'è tutto un universo parallelo all'interno e lì c'è l'edificio della Microsoft, dove ci attendevano i nostri colleghi per poter fare questo evento di Redfall, che è stato abbastanza un'esperienza nuova per noi, qualcosa di non a caso, esatto, non è un caso. E, infatti, i complottisti avevano ragione. Vedi. Ma basta bere quella gastrite liquida lì. Buonissimo. E altro, che altro da dire? Quanto è alto, Andrea, il palazzo Microsoft? Non ho capito un cazzo. Quanto è alto il palazzo Microsoft? 5 piani, se non sbaglio. Non era all'incirca maluco. un palazzo e mezzo. È un palazzo abbastanza alto, ragazzi. Un palazzo alto 1. Sì. L'avete visto? Aspetta, facciamo una cosa. Siamo interattivi, scusatemi. Andiamo sulla nostra pagina Instagram a rivedere le storie. Iscrivetevi a Instagram, mannaggia voi. Iscrivetevi a Instagram, ragazzi. Ah, questa qui è la storia di prima. Ecco, eccoci. Ecco, fermi, perché questo è caratteristico. Come potete vedere, ragazzi, questo è dove siamo stati. Questo è il palazzo della Microsoft dove siamo stati. Qua potete vedere quella che è la fauna locale, Maranza, che tra un palo e l'altro. Ma sono tutti uguali, guarda. Sì. Perché è un po' come Son of the Forest. Gli indigeni del posto, come potete vedere qui, che fanno il segnaccio, che è il saluto, il loro saluto, a quella che è... sì, più o meno. Il palazzo Microsoft è alto circa 100 Maranza, sì. E sì. Come potete vedere, appunto, fanno il saluto alla macchinetta Google. E qui è dove siamo stati noi. Questi sono i CEO di Microsoft, della Microsoft, no, non è vero. Sì. Quelli con l'uomo e i fondatori... Quell'uomo è Elon Musk, ragazzi. Quindi, però adesso vi faccio vedere, perché il palazzo è tutto nuovo, cazzo. Il palazzo, sì, cazzo, è nuovo. Anni. Guardate che roba. Lo spazio limitare, ditemi se non sono le backrooms. Sì. Ma che roba, fa paura o no? Guarda, sembra che non abbia manco profondità, da come, perché è messo in diagonale. Sembra tipo un foglio appoggiato lì in mezzo alla città, guarda. Vero, non ci sono né finestre né porte. Dice il maestro. Prima che un piccione. Le backrooms. Suicida e si pianta nel petto. Di Redfall, c'è anche la Chiara. Qua eravamo con le altre. Noi stiamo giocando in realtà. C'è anche Martina. Andrea, non sento un cazzo, che il volume è altissimo, eh? Io stavo giocando. E certo, noi stavamo giocando. Eccoci là, noi stiamo facendo i cazzi nostri, come si suol dire. E niente, ragazzi, devo essere sincero, il posto era particolarmente pulito, strano, perché non sono più abituato. Era bellissimo. Era un loft. Era tutto asettico, sì, era un loft. Era un cazzo di loft. Un loft. Vi giuro, un loft, non è che c'era molto da dire. Un loft, avete presente i loft che sono talmente, come la parola, troppo bello per essere vero, troppo figa per essere morta, troppo bello per essere allora, vero. Allora, la sensazione che abbiamo avuto entrando in questa ambientazione era quella che praticamente, ragazzi, se toglievi le scrivanie da gaming e il divanetto dove fare le interviste, vi giuro che era l'ambientazione di un film porno. Proprio sì, quell'ambientazione lì perfetta, da una notte via. Non so se mi spiego. Infatti un po' Andrea si è sentito una puttana del gaming e si è lasciato andare a quelle che sono imprecazioni in quel momento. Divano Nero non c'era. Però è stato molto accogliente come posto e ci hanno parlato del gioco, che il gioco, ragazzi, non è per niente male.
È un gioco multiplayer, vabbè, noi abbiamo provato la versione single player. Il gioco sia player che multiplayer. Non è per niente male, non è per niente male. Mi devo ricredere perché qualcosina di interessante c'è là. Ma poi quando uscirà sicuramente avremo modo. Adesso magari, siamo sotto embargo, non possiamo dire ancora un cazzo. Quando poi uscirà possiamo parlarne, non è per niente male. Abbiamo fatto circa una novantina di minuti di gameplay. Io ho esplorato la mappa, diciamo, lui invece ha più ha fatto più le missioni principali. Ho fatto le missioni. Esatto. L'onere. E niente, abbiamo tu quanto hai visto del gioco alla fine? Hai fatto la campagna principale, la prima missione? Ho fatto la prima mezz'oretta, un po' girato per provare il personaggio, e perché è open world il gioco. E l'open world alla fine ci sta molto carino. Poi dopo mi sono fatto la prima missione, che era un po' mezza horror, e dovevi trovare delle bambole, metterle... Io non capendo neanche i tasti, lì per lì mi sono un attimino, ecco come dire, ero spaesato, quindi cosa ho fatto? Ho percorso in diagonale tutta la mappa fino ad arrivare all'oceano, non sto scherzando, e ho scoperto che l'oceano, ecco, non c'è più, è stato prosciugato. Ma poi capirete che minchia sto dicendo, quando ne potremo parlare. Esatto, è tutta lore. Detto ciò. Non è mai stessa, non l'ha fatto Microsoft il gioco. Microsoft è Microsoft, l'ha fatto Arkane, che sono gli stessi di Deathloop, se non sbaglio. Deathloop, Arkane Studios, questi sono Arkane non mi ricordo di che divisione. Vabbè, Arkane Studios, che sono quelli che ha fatto Deathloop, che sono quelli che ha fatto bravo Austin, sì, che sono quelli che ha fatto Dishonored o Dishonored per i più eruditi. Dishonored 1, 2. Ragazzi. Quanti Dishonored ci sono? Quanti Dishonored ci sono? 3? Non lo so. Vabbè, l'1 2 e hanno fatto forse anche Prey? Possibile o no? Non ne sono sicurissimo. Vabbè, hanno fatto roba Bethesda, sempre Bethesda, esatto, sempre Bethesda, e quindi infatti il gioco ricorda molto queste meccaniche qua. Cioè, puoi affrontare le situazioni un po' come cazzo vuoi, quindi. Ma al di là del gioco, anche la Deathloop. Prego, vada. Al di là del gioco, la meraviglia era appunto l'ambientazione. Il maestro era talmente concentrato sul gaming. Io giocavo così, perché sennò non riuscivo a sentire la Vale che era a fianco a me. E lui invece mi faceva ridere il fatto che quando io gli parlavo, lui non mi sentiva perché aveva queste cuffie antirumore dove poteva addirittura sentire il suo battito cardiaco. Non sentivo nulla, ragazzi. Sì, poteva sentire i globuli bianchi che viaggiavano attraverso le vene. Sentivo le cellule che si moltiplicavano. Sì, delle cazzo di cuffie. Che tra l'altro abbiamo notato quanto più ci danno roba tecnologica, più noi ci sentiamo a disagio. C'erano mezzi incredibili per videogiocare, un PC che veramente faceva questo suono. Mentre giocavi, però noi cazzo, io almeno non mi trovavo coi tasti, c'è una roba, il tasto ESC era estremamente troppo fuori dalla tastiera, era ESC, per uscire dal gioco devi proprio uscire dalla tastiera, una roba allucinante, comunque vabbè, questo qua per ascoltare, per sentirmi, perché c'aveva le cuffie antirumore, niente, urlava come un pazzo, quindi nel silenzio da chiesa che c'era, ho provato Cristo, nel silenzio da chiesa che c'era, io gli dico: Andrea, dove sei arrivato? E lui tranquillamente si gira verso di me, toglie lo sguardo allo schermo e fa: ho trovato Cristo! A caso, perché c'è una chiesa. La chiesa di Cristo. Una chiesa di Cristo, si chiama proprio chiesa. Quindi, d'altronde, dove meglio trovarlo Cristo che in chiesa? No, ho visto che quando ho urlato così ho visto lo sviluppatore di sfuggita che ha riso. Sì, ma se non capisci... Ma che cazzo capito? Parla in inglese? Vabbè, ha capito. Non è che... Ah, you find Christ. Non è che... I find Christ. Sì, perché poi c'era la traduttrice che sbucava di... Sì. You find Christ. Ah, ok. È lui. Mi immagino la situazione, la tizia che traduce il pazzo. Comunque, appunto, ha urlato, ho trovato Cristo, e poi si è reso conto ed è diventato bianco in volto conto della vergogna che... Io non so se non sembra, ma come ogni villain, sono molto timido in pubblico. Io sono un villain, sono nel mio intimo, quindi mi stavo vergognando molto a un certo punto, perché continuavo a urlare. Però ragazzi, non è colpa mia, non riuscivo a gestirle le cuffie, non sentivo. È rimasto estasiato conoscendo Curolili, stava per svenire. Sì. È stato un bel momento vederlo, ecco, diciamo, il maestro cresce, ero molto felice. Precise stante per lui. Ma quindi ha trovato Cristo? Assolutamente ha trovato Cristo. E non solo,
No, io nel mentre invece mi stavo facendo caffè, mi stavo deliziando. Lui è diventato, quando... lui è diventato un c'era il caffè, c'era le robe con le, come si chiama? C'era i brownies, c'erano le crostate con le, una roba buonissima. Io ero lì che bevevo e mangiavo, me ne fregavo il caffè. Ma tu sei allergico al kiwi? Sì, ma non l'ho mangiato, infatti io non ho mangiato quello. Okay. C'erano i brownies al cioccolato, c'erano le crostate con la marmellata di albicocche e pesca, tipo una roba del genere. Ma che dove cazzo siamo andati? Un vermissaggio? E poi c'era vabbè, il caffè. Caffè, tra l'altro, siamo andati lì, ho chiesto, scusi, possiamo farci un caffè? Ve lo faccio io. No, no, quella non la, perché noi abbiamo indicato una macchina da fare. No, quella non la potete usare perché è la macchinetta di Microsoft. E io ho detto, ma in che senso? Che è proprio una macchinetta del caffè targata Microsoft? Invece no, era una macchinetta normalissima, ma era della sede centrale di Microsoft. A noi babbani invece dovevamo utilizzare la macchinetta, quella adibita. Secondo me c'è proprio scritto sul contratto che non puoi usarla quella macchinetta. Eh? Non puoi usarla quella macchinetta, perché dentro la macchinetta di Microsoft ci mettono l'adenocromo. No, sto scherzando. Vabbè, fatto sta che, ragazzi, abbiamo bevuto il caffè dalla macchinetta dei mortali ed era un buon caffè. Era un buon caffè. Molto bello, è stato molto bello. Ve la ricordate la missione in GTA V dove dovete entrare nella sede, che è un po' la parodia di Facebook? Ecco, lui era molto simile a quello, l'ufficio Open Space. A me sembrava, Andrea, il film Gli Stagisti. Anche, poi dopo siamo andati anche nella sala riunioni, sembrava che dovessimo discutere dell'ambiente. Vi faccio vedere, ragazzi, vi faccio vedere come mi sono sentito io e Andrea in quel preciso istante. Praticamente era... Io a un certo punto ho cominciato a respirare come un vecchio, perché stavo digerendo, è stato molto bello. La situazione, ragazzi, vabbè, nel mentre state guardando le scene di questo film che fa morire dal ridere, la situazione era questa: io due eravamo conciati praticamente così, io e lui... quello alto e quello basso, e non capivo, ecco, qui stiamo giocando insieme, esattamente sullo stesso PC, questi sono gli altri streamer che giocano insieme a noi, e questa era la sede centrale, in sostanza, tralasciando che c'è scritto Google, ma Microsoft è più o meno la stessa cosa, dai, facciamo finta di niente, e dentro era tutto così, ragazzi, parte... incredibilmente moderno, c'era il CEO che era quello... Giovane, all'avanguardia. Sì, assolutamente, che c'ha, ecco, lui proprio quello che c'ha, che era anche simpatico, che ci ha accolto, ah sì, questa è quella scena di Dice Battimelo. Questa scena è arte. Questo film è bellissimo. Me lo devo riguardare. Aspetta, guarda questa scena, ragazzi. Io sono Lyle, uno dei team manager. Sbattimelo. No, ma gli ha cambiato la voce. Non era così. Però comunque più o meno il contesto è questo, ragazzi. Sto film è un altro film che fa morire da ridere. Come ti spaccio la famiglia, soprattutto anche quello, sì. E niente, quindi è durata qualche ora, comunque, l'avventura. Qualche ora, ma la madonna. Un'oretta e mezza abbondante. Mezz'oretta perché ci spiegassero il gioco, un'oretta e mezza per provarlo. Ovviamente ci siamo talmente divertiti che quell'oretta e mezza sono durate in circa 4 ore. No, beh, io comunque ero preso dal gioco, non era... Ah, lui presissimo, era... io stavo più che altro, cioè, io mi fossilizzavo sui dettagli. L'incredibile personalizzazione dei pupazzi, possiamo scegliere ben... Per ora 4. Però 4 personaggi di cotanta magnificenza. E tu ti sei sentito rappresentato in qualche modo, Andrea, come essere caucasico? Sì. Bene, mi fa molto piacere. Io scelgo chi è. Mi fa molto piacere. E invece io no. E quindi in sostanza c'erano. No, era particolare. Dopo me lo guardo, mi fa piacere, Frank. No, fidatevi, questo cazzo di film è esilarante. Poi cos'altro potremmo dire sull'avventura incredibile? Ma in realtà... Vuoi far vedere le foto delle vetrate che magari non ci sono su... Quelle foto lì sono... Le foto da CEO, scusa, non le fate vedere, hai fatto vedere solo le storie. Ah, di Instagram. Ah beh, ma le vedono su Instagram. Quelle foto lì sono arte. Ma ancora arte. Dobbiamo vedere. Ma le abbiamo vedono... No, perché dobbiamo spiegare la lore di quelle foto. Dobbiamo spiegare bene. Cazzo di lore c'è da spiegare, ragazzi. Questa è quando ci hanno eletto CEO della Microsoft. Lui soffriva di vertigini. Si è messo molto più indietro di me. Non è vero. Invece sì, perché non è vero. Perché mi devi sputare? Cioè, una volta che sono riuscito. Ho gli occhi chiusi, in realtà. Però, cioè, mi sono sporto ai confini del mondo. E una volta che ce l'ho fatta, si è sporto molto più indietro. No. Cazzo. No. Guarda che meraviglia, ragazzi. Non c'è il vetro, in realtà. Quel logo Microsoft lì è appeso da del nylon. Cielo, ma in realtà non c'è il vetro. In realtà non c'è il vetro. Sotto c'è una. Guardate che meraviglia. Guardate il maestro che può scrutare. Infatti, questo qui è tutto sarà mio.
Sì. La prima scena si intitola così. Questa qua è Controllo delle masse. Come potete vedere qui il maestro che appunto pensa a quello che sarà un futuro. Questa è la tiposo sul creato. Come potete notare, questo è proprio il nome di questa diapositiva. C'è uno che ti ha visto. Pensa a qualcuno che mi ha visto da lontano, è un pazzo in tifoso. Secondo me qualche complottista stava inquadrando la scena di Microsoft. È perfetto. Guardate, è una simulazione. È tutto Microsoft. È tutto un Matrix. Vi prego, ragazzi. Per poi arrivare al clou, dove ovviamente l'eccitamento, ragazzi, supera quelle che sono, diciamo, le inibizioni umane, e il maestro si è lasciato scappare a quella che si può definire masturbazione per incornisare l'attimo. Qui proprio si è lasciato andare. In realtà... In realtà non so perché ero in sta posizione. No, la Vale ci stava facendo le foto. Andrea si era messo lì, bello figo, per farsi fare la foto, e quando ha scattato il momento perfetto, ha scattato il momento in cui Andrea ha abbassato la mano e da dietro sembra che uno si stia facendo una meravigliosa happy hour così davanti al mondo intero, con Microsoft davanti. Cioè, incredibile, l'equilibrio. L'equilibrio, l'importante è incredibile, ragazzi. Comunque, ragazzi, questa cosa che vedete qui non è un riflesso, ma è fumo, perché c'era una ribellione in atto sotto, che poi è stata sedata da noi. Dalla nostra equip Microsoft. Abbiamo dato il nostro esercito gay, e abbiamo... Mi chiedo ancora capire il cazzo di io è da ieri che sto pensando a quella puttanata, ragazzi. Devo capire che cazzo gli è venuto in mente. Se volete sapere il contesto, andate a vedervi la live di ieri, ragazzi. Magari può interessare. E quindi il tempismo è tutto nella vita. Assolutamente. Io spero di andare in altri uffici. Guerriera Celtica dice: sembra che stia pisciando più che altro. Fidatevi, infatti... che bisogna un attimo. Donne, dovete capire quella che è il potere dell'essere maschio. Pisciare e masturbarsi praticamente sono la stessa azione, solo che una è ripetuta e l'altra. Per me è la stessa cosa, anche a livello di core. Ci siamo. Approfondisci? Perché è la stessa cosa, se ci pensi è la stessa cosa. Qual era il film dove lo facevano pisciare nella lattina e continuava a dire fermati, continua per... Aspetta, perché è uno di quei film di merda che piace a me. Era quello con Ben Stiller e gli alieni. Aspetta. È molto che ci sono sempre gli stessi attori. Aspetta, come cazzo si chiama? Fa crepar da ridere, ragazzi. Aspetta, filmografia di Ben Stiller, dove cazzo è? Pixel, può darci. No, Pixel è dei videogiochi. Era tipo... No, io comunque spero di essere invitato in altri uffici, alieni, qualcosa. Perché la farò quella foto lì, da oggi in poi la farò in ogni ufficio. Aspetta, pesi massimi, no. Sta schiaccia, vero? Dove cazzo è? Dai, non è possibile. Palle al balzo, epico. Ma perché rompiscatole? Ma perché Google non funziona? Scrivo Ben Stiller e mi tira fuori il film con... nel rompiscatole c'era Ben Stiller, no? No. E allora? Cazzo sta dicendo? È questo? Era quello degli alieni, ho finito l'acqua. E non so come cazzo si chiama, Andrea. Come cazzo si chiama? Vicini del terzo tipo. Grande, trovato Dakshin. Tu non hai trovato un cazzo. L'ho trovato. Questo film è una trashata maledetta, ma c'ha delle battute che gli fanno... Cioè, per carità, è un film un po' del cacchio, però c'ha quelle due o tre battute che fanno ridere, di cui una che quando sono appostati, uno dei due deve pisciare in una lattina e continuano a dirgli: prova a fermarti, continua, fermarti, continua. Bestia comunque caratteristico che non invecchi, anzi migliora col tempo. Ogni tanto, grazie a sto film, ogni tanto la faccio ancora, sta stronzata di pisciare a cinghione. Volete che vi racconto un pochino quella che è la trama di questo film per spronarvi, non è spoiler, tranquilli, per spronarvi a guardarlo, perché comunque è un film comico che potrebbe occuparvi quell'oretta lì. Ecco, loro che vedete sono in una vigilanza urbana perché è stato commesso un crimine. Eccola la scena della mafia. Sì, e loro sono una vigilanza di quartiere che però scopre un cazzo di alieno, scopre che ci sono gli alieni nel loro quartiere, quindi insomma dei vigilanti che non hanno armi, non hanno niente, sono dei cretini vestiti tutti uguali, scoprono degli alieni nel loro quartiere, e poi ci sono dei twistoni incredibili, quindi poi c'è il pazzo che è lui, che è quello che vive con la mamma ma c'ha i fucili sotto al letto. Guardate sto cazzo di film, guardatelo, perché anche questo è fottutamente divertente, ragazzi. Poi tra l'altro c'è l'attore che ha fatto The Out Crowd, che ha fatto due film, questo e Out Crowd. Cazzo, è vero, quell'attore ha fatto due film, e quindi insomma in sostanza, che non è un film, ma non importa, quindi comunque non è male, ci sta, è il film da domenica pomeriggio quando non avete un cazzo da fare. Ma anche di lunedì se non lavorate. Vabbè.
Ma io l'ho visto, ottimo. C'è su Prime, ovviamente sì. C'è tutto su Prime, ragazzi. C'è tutto su Prime. C'è tutto. A pagamento, tutto. Ma c'è tutto. Non dite che l'ho detto. Bestiasse, allora, io la chiuderei qui. Fate i bravi, fate i boni. Domani c'è un'altra Horror Night. Quindi domani ancora succulente serata. Però mi sa che faremo... Non credo che faremo quello nuovo, Andrea. Finiamo Night at the Gates of Hell. Finiamo quello, fidati. E poi venerdì al massimo introduciamo l'altra Horror Night. Secondo me ha più senso. Perché almeno diamo una continuità, Cristo. Se no un'altra Horror Night nuova non si capisce più. Va bene. Va bene, bestiasse. C'è quello lì domani. C'è lui. C'è lui. Fate bravi, fate buoni, ci vediamo domani alle 21.30, vi voglio bene, bestiasse. Grazie per tutto, vi ricordo che quello che è successo oggi, sia che ci hanno invitato a questo evento, è solo e soltanto grazie a voi, bestiasse, ve lo dico veramente dal profondo del cuore, grazie per il vostro supporto e niente, speriamo che si possa pian piano sempre di più crescere e fare cose sempre più incredibili insieme. Thank you, ragazzi. Quando scaderà l'imbarco vi parliamo bene del gioco. L'imbarco, sì, ho sbagliato, vabbè. Quando scade l'imbarco... vi parliamo meglio del gioco e di quelle che sono le dinamiche, ok? Abbiamo fatto le domande che avreste fatto voi, quindi nessuna, perché nessuno di noi sa parlare l'inglese, o meglio lo capiamo ma non riusciamo a parlarlo. È un blocco linguistico. Abbiamo questo blocco linguistico che ci caratterizza. Buonanotte. Poi c'è gente che non sa neanche parlare in italiano, lo capisce ma non lo sa parlare, ma quello è un altro problema. Ci vediamo domani alle 21.30. Buonanotte, bestiaci.